due minuti adesso, signori, e si parte! Stream Squad è adesso attivo, signori, collegati dal canale di Sabaku, dal nostro buonasera, 1 minuto e 15 e si parte con la blind run che farà la storia di questa piattaforma. Narreremo incredibili storie di un personaggio che tra 60 secondi verrà partorito dalle nostre menti. Si parte in 3, 2, 1. E buonasera a tutti, amici video spettatori, e benvenuti alla Squad Stream Blind Run, il nome più lungo del mondo, di Dark Souls. Sabaku, ragazzi, ci senti forte e chiaro? È fantastico. Oggi si inizia una roba clamorosa, bellissima, clamorosa. Ci sentite, ragazzi? Siamo in Squad Stream e non solo. Qualcosa che vedrete in maniera molto figa durante questa run saranno i nostri rispettivi schermi su ciascuno dei nostri, nel senso che io avrò lo schermo in alto a destra di Francesco Saidonia e lui invece avrà il mio. Assolutamente, siamo in collegamento mentale, in collegamento astrale. Io ringrazio tutti i ragazzi che si stanno subando, ovviamente non li ringrazierò uno ad uno questa sera, in particolare perché dobbiamo fare un po' di introduzione alla run, ma vi ricordo che insomma abbiamo dei goal da raggiungere, quindi grazie se con le sub prime comprate o regalate. Io sono imprenditore da cui dovrei imparare. Esatto. Vabbè, ma lo sai che quando vuoi io ti faccio proprio scuola rapida. Beh, tu adesso me la fai di Dark Souls, quindi va bene. Allora, infatti... dimmi cosa vuoi dire, io da lì mi accodo. Allora, innanzitutto io spiego un attimo come funzionerà la run. Perfetto. Abbiamo una squad stream, quindi se siete da cellulare o da computer dovreste riuscire a vedere entrambi i gameplay, ma non solo, come diceva Michele prima, in alto a destra sul mio schermo o su quello di Michele dovreste vedere entrambi gli schermi, in realtà, dei due gameplay. Ovviamente dal punto di vista di Sabaku il mio sarà piccolino in alto a destra e certo, diciamo lo schermo principale del suo gioco sarà al centro e viceversa. Inoltre la facecam mia sarà esclusiva di Pokémon Rosso, mentre la facecam di Sabaku di Pokémon Blu. Grazie a Shenga, a Schiaffi e a Federuz che si abbonano. Come dicevo, ragazzuoli, è letteralmente anche un po' di Pokémon inserito dentro questo streaming, perché abbiamo una versione per ciascuno streaming del gameplay. Da una parte l'allievo e dall'altra il maestro. Ci prodigheremo in una co-op run nella quale Sabaku mi ha spiegato che innanzitutto fungerà da Virgilio, ma un Virgilio contenuto che modererà i suoi poteri come Rock Lee si inserisce i pesi sulle gambe per evitare di utilizzare il 100% delle sue forze, così farà Sabaku in attesa di magari un momento secondario, ma non dico altro, nel quale anche il Sabaku potrebbe togliere i pesi dai piedi. Tu che dici? Questa sarà una cosa
molto difficile da tenere a mente per i ragazzi, ma che sia una sorta di cliffhanger su quello che sarà foreshadow. Esatto. Sarà il foreshadow di ciò che arriverà in futuro. Sarà il foreshadow, davvero. Bravissimo, sì sì sì. E come prima cosa ovviamente ci dovremo dedicare alla creazione del personaggio. Poi sarà Sabaku a spiegarmi come andare a evocarci, o meglio io a evocare Sabaku, visto che sarà la mia partita a progredire, diciamo, con la coop, dato che sono in blind. Io lo ripeto, anche se qui vediamo carica partita, nuova partita, in realtà io non ho fatto niente in questo gioco. Certo, certo. Ad eccezione, se non ricordo male, dell'introduzione, che mi sarà familiare, sì, perché l'ho giocata in aereo su Nintendo Switch, ma tipo due anni fa. Quindi ricordo che c'è un demone a un certo punto che piove da una chiesa in testa alla gente, però non ricordo altro, quindi... Quello è l'unico momento che rimane. Quello che io posso aggiungere alla tua introduzione è questo. A livello tecnico, che il mio server sta andando di schifo, quindi in caso sia un disastro faremo un cambio, ragazzi. Io Bella sparirò raga. Per un minuto, però in emergenza. Se invece riusciamo a reggere, il punto è questo, ragazzi. Come ha detto il buon ragazzone, quello che farò io non è essere guida. Non è essere libero di dirgli cosa fare, come e quando, trasformandolo in un demigod all'interno di Lordran. No. Tra l'altro sarebbe anche difficile, perché non è semplicemente il come farlo, cioè il cosa fare, ma anche il come. Quindi ci sarà un momento nel quale potrò parlargli liberamente, ma non sarà questa blind run. Lordran, cos'è il luogo in cui siamo? Scusami, io ti faccio già domande, sì. Perché tu inserisci no, i nomi. No, ma noi, come tu hai detto nel tuo post di Facebook... E io ho chiamato la run veterana non a caso. Ci sarà anche tanta speculazione da parte tua. Okay. E io sarò assolutamente una sorta, sì, proprio di Virgilio, ma non di Bignami. No, io quindi sarà una cosa molto bella. Perché esatto. Ragazzi, questa è una cosa che Francesco ancora non sa. No. Lordran, la mappa, l'open world, le open map di Dark Souls sono interconnesse, non sono i quadri di Demon Souls. Okay. Quindi io non gli dirò mai dove andare, se è giusto o sbagliato. Gli darò qualche sensazione, quindi e lo andrò a potrei finire, accompagnare nella tua scelta. Potrei finire in luoghi sbagliati? Senti la mia risata, ragazzo. Perché sarà una serata bellissima. Allora ti prego, all'inizio posso finire in un posto sbagliato volendo? È quasi inevitabile che tu lo faccia se non dico nulla. Bella, grazie, bella. Emanuele, grazie. Allora, Michele, scusa, ti devo chiedere questa cosa. Nel caso in cui finissi in un posto sbagliato, possiamo intestardirci e comunque provare a finire quel posto, sì? Ti posso rispondere questo. In base a comunque la consapevolezza che otterrai di aver fatto un errore o meno, sappi che una volta che conosci Dark Souls non esistono più questi posti. Penso sia la migliore risposta che posso darti. Ok, mi è chiaro. Esatto. Mi è quindi chiaro. La risposta è sì. E allo stesso tempo, un piccolo dettaglio a chi mi segue, io ovviamente ho preparato il personaggio Virgilio, avete visto su Instagram lo spoiler del suo, insomma, ciaddoso volto. Ciaddoso. Quindi quello che faremo durante lo sviluppo del personaggio, proprio come creazione, e ovviamente menu, scelte, classi, statistiche e così via, io nella mia diretta specchierò la sua full screen, perché altrimenti avresti soltanto uno schermo fisso. Ovviamente ci sarà un po' di lag evidente, perché noi andremo a vedere la Chiaro. Sua, non è un direct feed, però signori, io a questo punto metto il buon ragazzone e ti dico enjoy, io sono qua. Sì sì, io tanto farò questa, insomma, creazione del personaggio assieme a te, dato che per la classe ti ho già dato qualche insight durante la nostra chiamata prima della live oggi pomeriggio, ma comunque la maggior parte delle informazioni le rivelerò proprio anche a te in blind, ok? Cominciando dalla storia, ci faremo guidare dalle sensazioni di questa chat, come al solito, grazie a Pokechip, grazie a tutti i ragazzi delle sub. Allora, innanzitutto dobbiamo scegliere un nome, ed è in realtà la prima scelta che facciamo di solito in quel di Saidonia Chiara. Sceglieremo un nome a caso, ok? E poi sarà il nome, un po' come i tarocchi, a guidarci verso la storia di questo losco figuro che a quanto pare si è catapultato in quel di Lordran, giusto? Ho capito bene? Sì, Lordran. Lordran, ok, perfetto. Scritto come si dice, Lordran, con la... Esattamente come si dice. Ok, perfetto. Allora, io direi che lo chiamiamo... fatemi pensare. Devo avere l'ispirazione.
Qualcuno dice già ti porterai dietro. Sì, sì, ma infatti il primo l'abbiamo chiamato se ti ricordi Ninniperk, ed era il nome del cavaliere che era barbuto ma con la voce da donna in Demon's Souls. Aveva la voce da donna, ma era stra virile. Questo invece lo chiameremo Colto. Sì, vediamo. Io non aiuto. Lo chiameremo. Ce l'ho. Ragazzi. Oh, ce l'hai. Ce l'ho. Chiameremo il nostro personaggio. Siete pronti? Io sono pronto più che mai. Lo chiameremo Firenzo, perché si sarebbe dovuto chiamare Fiorenzo, ma hanno sbagliato. Questa cosa è comunque lore wise piuttosto interessante, perché c'è fire nel nome. Bravissimo, ma non si può nascondere nulla a Michele del Deserto. Ma non mi anticipare nelle cose che voglio dire. Esatto, è quello che avrei voluto dire. Firenzo, però, che cosa è successo? Il ragazzo ha avuto un'infanzia difficile, perché tutti quanti lo prendevano in giro per la mancanza della O, finché lui, per andare a abbracciare questo nome a 360 gradi, a vivere, a digerirlo, a sopportarlo e assimilarlo, ha acquisito un carattere focoso e anelato, il fuoco. Il fuoco che si trova spesso, a quanto pare, l'ho visto nell'iconografia di Dark Souls, a quanto ho capito è la sorta di checkpoint, ok? Dell'avventura. È molto di più. Ok, no, questo non lo so. Però Firenzo è alla ricerca della padronanza del fuoco. Firenzo vuole correggere il suo nome sbagliato, ed è per questo che il fuoco dominerà e farà diventare sempre più forte, sempre più potente. Ho già una build in testa, penso un po'. Perfetto. E giusto, mi piace, la nostra chat suggerisce è un pipomante, assolutamente, mi piace. A questo punto io apro il primo menu. Okay. Abbiamo il volto. Allora, il primo menu in realtà è il sesso. Ah, ok, ero partito da destra, perdonami. Allora, partiamo dal sesso. Maschio o femmina? È maschio, Firenzo. Classe. Okay. Allora, questa è una delle scelte più importanti, ovviamente, perché dico, a livello di gameplay, cosa che spesso non vale per molti GDR old school, ma questo sì, è semi indifferente, perché è uno starting point che poi puoi modellare come preferisci, salvo ovviamente l'equipaggiamento di partenza. D'accordo? Ora, quello a cui devi fare attenzione è il livello di partenza, perché più la classe è di livello alto, meno sarà facile livellare all'inizio, e contemporaneamente quelle che sono le caratteristiche, bene o male, quasi tutte intuibili, su questo ti darò anche una mano, rispetto a quello che è il tuo obiettivo. Sappi questo, se tu vuoi immaginare che il tuo personaggio in qualche modo utilizzi effettivamente, pragmaticamente, il concetto di fuoco, le caratteristiche a riguardo non serviranno. Tranne un po' di volontà, che è necessaria per avere, classico dei GDR, slot di armonizzazione degli incantesimi. Allora, ti faccio una domanda. Puoi castare. Ti faccio una domanda. È possibile utilizzare il fuoco non come magia, ma come enchant dell'arma? Solo in Dark Souls 3. Ah, diamine, ok. Perché Firenzo non me lo immagino come uno spellcaster. Però, allo stesso tempo, se vuoi parlare di fuoco, non tanto come piromanzia, bensì come elemento, cosa che a livello di narrativa è perfetta per te, e anzi, diventerà una bella bomba se vai su questa direzione, te ne parleremo. Mi sto guardando le unghie tipo il filosofo. Sono gasato. Ascoltami, tu puoi letteralmente prendere le tue armi di fuoco. E anzi, ci sono due tipi di fuochi diversi, uno dei quali è un po' presto per introdurtelo. Ma sappi che il fuoco all'interno di Dark Souls è capace di poter in qualche modo, potremmo dire, avere una volontà. Quindi esiste il fuoco e esiste il fuoco che potremmo definire, senza spoiler, corrotto. Volontà intendi dire quindi che il fuoco ha una sorta di inclinazione a livello etica? Di etica? Sì. Cioè c'è il fuoco buono e il fuoco cattivo, permettimi il termine, ma il fuoco che tende al bianco e quello che tende al nero? Te la metto semplice, c'è il fuoco e il fuoco che è legato alle anime. È una cosa diversa. Ok, quindi
Ok, ok, ho capito. Laddove le anime sono ancora... Vabbè, in realtà non lo sappiamo, però Demon's Souls mi ha insegnato che le anime sono letteralmente il guscio vuoto, o meglio, quello che esce dal guscio vuoto di un corpo esanime. Quindi, se in teoria è la stessa cosa, le anime sono ciò che si ottiene dalla morte. Una cosa che ti farà tanto piacere. Questa è una cosa che non ti aspetti e che capirai soltanto alla fine del percorso, ma durante ne avrai dei brividi. Dark Souls, per scelta dell'autore, non è un caso, non è evoluzione della scrittura, okay, ma per scelta dell'autore è molto, per quanto comunque estremamente criptico e difficile da decifrare, sì, estremamente più concreto. Ok, cioè okay. Ci sono effettive risposte, effettive regole. Va bene. Molto più che l'antico Lovecraftiano e le anime del mondo, ok? Chiaro. È una cosa molto più... È che... Vedrai. Firenzo... Non me lo immagino come un personaggio che è in grado... Noi, lo sapete ragazzi, ci metteremo sempre una forte componente ruolistica. Quindi il nostro Firenzo... Noi parleremo un sacco, ragazzi. Ecco. Parleremo un sacco. Esatto. Per questo sarà bella la fase 2, ma ne riparleremo il tempo dentro. Già. Firenzo non è uno spellcaster, non è in grado di materializzare il fuoco. Firenzo è un guerriero focoso che in qualche modo, secondo me, ama la violenza... In una sorta però comunque di codice etico che lo porta ad uccidere solamente il giusto. Ovviamente io non conosco la storia di Demon Souls, quindi non so se è un certo... di Dark Souls, perdonatemi. Quindi non so se saremo in grado di scegliere tra l'uccidere il giusto e l'uccidere lo sbagliato alla pari di un calpestare o meno la vestale di Demon Souls. Però Firenzo ha questo fuoco che gli arde dentro e che vuole controllare mediante l'utilizzo della violenza senza che il fiume arrivi a straripare. Questo è quello che penso. Quindi vorrei una classe forte, potente, in grado di fare male, di impartire del dolore vero, concreto, il rumore di ossa rotte. Questo è Firenzo. Abbiamo equipaggiamenti precisi. Ok. Anche potremmo dire, tecnicamente, non penso si arriverà a tanto. Ma se si arriva a tanto, hai appena, in maniera molto implicita, descritto letteralmente un pezzo di equipaggiamento che ha quella descrizione. Ok, ma ci può guidare anche questa cosa nella scelta della classe oppure no? No. No. Ci arrivi comunque, goditela. Ma io ti darò consigli, non ti faccio, cioè, sotto questo punto di vista iniziale, no, certo. Gamer, quali siamo, è fatta. Allora, io mi leggo le classi. Mi leggo le classi. Allora, vai. Guerriero impavido, esperto di armi, buona forza e destrezza. Impavido sicuramente Firenzo è impavido, non ha paura, assolutamente pavido non fa parte del suo pedigree. Esperto di armi potrebbe starci, buona forza, forse tenderei all'ottima forza, destrezza sì. Cavaliere di basso rango, e ci sta perché Firenzo con quel nome non poteva permettersi in realtà grandi scalate sociali. Buoni punti vita, armatura solida. Sull'armatura solida ho da ridire perché in quanto Firenzo appunto ha questo nome, non è come il nobile Ninjiperk, non è di buona famiglia, è un poveraccio. Viandante, quindi non se le può permettere le buone armature. Viandante senza meta, armato di scimitarre, buona destrezza. In realtà... quasi Firenzo più mi sa di viandante in questo momento, nel senso che è armato di questa sciabola che utilizza i mercati per uccidere i mercanti e depredarli. E la voglia dopo, ok. Ok, per ora forse guerriero o viandante, andiamo avanti. No, intendo dire, la scimitarra è un'ottima arma, intendo dire che se il tuo obiettivo è spaccare le ossa non è con la scimitarra che lo fai. Ok. Ladro spietato. No, non è un ladro, Firenzo. No, non ruba perché ha bisogno di appropriarsi dei beni altrui. Ruba perché vuole rubare la vita, come abbiamo detto prima. Con chiave universale, quindi immagino apra tutti i forzieri. E buoni attacchi critici, ma questo è, diciamo, proprio in qualche modo di ogni ladro. Bandito selvaggio, buona forza, impugna un'ascia da battaglia. Impugna un'ascia da battaglia. Beh, questo forse è un po' più firenzico. Allora. Ti spiego. Intanto, piccolo dettaglio importante, il ladro hai notato che aveva in descrizione con chiave universale. Sì. Ok, quello è un oggetto extra che viene proprio descritto proprietario cioè proprio del ladro. Si può ottenere in game in due modi diversi. Ok, però... anche senza il ladro, quindi. Anche senza il ladro. In quel caso ne avresti tre, pensa. Cioè, no, tre modi, insomma. Chiaro. Però, ecco, è semplice. Il punto è che quello che vedi a destra del tuo caro bandino di classe è l'equipaggiamento del personaggio, che è quello che con cui inizierai, esattamente certo. Come il nobile, eccetera. Come in Demons, certo. Beh, l'ascia, fatto...
bella, similmente a Demons, dei critici. Ovviamente tu hai fatto bene parlando di quello che è lo scout, il rogue come classe, certo, via. Ma in Dark Souls, ovviamente, come avrai già giocato e visto in Demon's Souls, non dipende dalla classe, ma dall'arma, certo, i coltelli e dagli scaling che ci sono anche qui, giusto? Sì, ma il critico non è scalabile. Semplicemente okay, il coltello fa il tot per cento di critico in più rispetto alle altre armi, mm-hmm, perché di solito anche meno attack rate. Ok, chiaro. Diverse armi hanno diversi critici, però il 90% è chiarissimo. Base, quindi diciamo è il ladro che critta di per sé, perché appunto tante sono in realtà con crit base, giusto? Ho capito bene? Non è il ladro, è il coltello. Ah, il coltello. Ah, le ok, quindi è l'arma del ladro, non il ladro. Ok, ora ladro, ho capito. Esatto. Ok, chiarissimo. Perfetto. Cacciatore con arco, se la cava in mischia non pratico di magia, non è un cacciatore, è Firenze, quindi assolutamente no. Stregone della scuola del drago di Vinheim. Interessante il fatto che si parli di Vinheim, quindi esiste un posto che si chiama Vinheim, molto interessante, nel quale c'è un drago, e immagino che essendo uno stregone e lanciando lui stregoneria, a Vinheim ci deve essere una scuola di stregoneria, di conseguenza i draghi sono legati alla stregoneria, questo è quello che mi viene da pensare, lo scopriremo. Bellissima, mi piace molto, ragazzo. Mi piace. Ahimè, nel 2011, cazzo. Okay, se no non sarei l'allievo, no? Comunque, sì, ha senso. Piromante della palude. Un'ascia e incantesimi del fuoco. Piromante della palude. Piromante è quello che penso, quindi letteralmente un evocatore di magie di solo fuoco, giusto? Esatto, diciamo, okay, questo. Però te la metto in maniera piuttosto comprensibile prima che tu vada a fare lucubrazioni che non sarebbero chiare se non facendo più run, ovviamente. Okay. Quindi te la risolvo io. Intanto, piccolo trivia di community e di quello che è la consapevolezza di Dark Souls: il piromante è in generis la classe preferita da tutti, semplicemente perché parte di livello 1. E me l'hai spiegato prima, quindi è più semplice da livellare. Puoi livellarla immediatamente e trasformarla molto velocemente in quello che preferisci. Quindi certo, se non hai un obiettivo super specifico, il piromante è un ottimo punto di partenza. È la base. Perché sei libero di. Mm-hmm. Più due bonus. Il fatto che, cosa completamente insulsa, ma è quella roba da OCD, hardcore gamer, che ti piace, mm-hmm, al livello massimo, che non si raggiunge ovviamente, stiamo parlando del livello 700 e passa, certo, ha un livello in più. Perché partendo dall'1, giusto, in realtà grazie ai valori base che ha, sono uno in più rispetto alle altre. Così. E magari che sia un errore o meno è indifferente, okay, non cambia niente, è una chicca. Però, che cosa succede? Il piromante si chiama piromante come classe perché inizia con il pezzo di equipaggiamento unico, questa è una cosa di Dark Souls. Non, quindi unico permette... non si potrà trovare nel gioco? No, è unico nel senso che è specifico, per okay, non che non si può trovare nel gioco, okay, ma parte con questo pezzo di equipaggiamento molto difficile, tra virgolette, da trovare in game, lo trovi, ma sì, sì, potresti perderlo, ce ne sono due nella partita, o meglio, tre, però uno è veramente tanto nascosto, che ti permette di castare queste piromanzie. Ok. È così. Interessante, quindi, in realtà. Per ora mi piace... per un motivo specifico, e guardate quanto è prezioso Sabaku in questa run. Ha detto una cosa fondamentale che io non avrei potuto sapere senza una guida così esperta, ovvero il piromante parte dal livello 1 e dunque può diventare quello che vuoi. E nonostante le descrizioni fossero comunque ricolme... ma lui molto presto. Ecco, lui molto presto, certo, tutti possono, ma lui... diciamo è il più base di tutti. No, infatti, scusa, mi correggo. Ho invertito uno strumento, nel senso che quell'equipaggiamento può essere utilizzato per una chicca, ma il modo di ottenerlo, a parte averlo inizialmente qua, sono due, non tre. Due. Ok. Dicevo, il piromante quindi sa solo quello che non è, letteralmente. Nel senso che, a parte appunto l'utilizzo del fuoco, il piromante può essere tutto e può essere niente. Firenzo, secondo me, è questo. Parte dal fire, dal fire, ma non sa che cos'altro è. È solo un assetato di violenza, e con il tempo... Esatto. Infatti è vestito di stracci e ha un'ascia in mano. E viene dalla palude di Shrek, ragazzi. È tutto perfetto per ora. Però, in realtà, facci caso, quello che hai detto... è molto più serio di quanto non sembri, perché no, certo, se ci fai caso, anche a livello di design, lui ha caratteristiche magiche, è un patchwork, ha questa sorta di speciale cast, ma allo stesso tempo è di livello 1 e ha cosa? Sia uno scudo che un'arma forza ma leggera, perché è un'accetta,
è un patchwork, è un patchwork, esatto. E letteralmente fuori dalla quarta parete, volendo creare una run meta ancora prima di cominciare alla character selection screen. Ma cosa non è una run meta se non una run portata in squad stream da me e Sabaku? Ragazzi, sono io non so cosa diventerò in Dark Souls, esatto, sono un uomo nella palude con uno scudo e un'ascia, ma anche delle magie. Sono una poltiglia confusa in mezzo al caos del demiurgo, in attesa che Sabaku mi plasmi come il diamante che ha in mente. È questo. Ragazzi, ha detto caos, ha detto caos. Quindi, okay. Quindi, per ora piromante, e anche perché viene dalla palude di Shrek. Chierico, chierico pellegrino, impugna una mazza e usa miracoli curativi. Ok, quindi questo è il tipo che ho ammazzato alla fine di Demon Souls, nella mia rabbia collerica. Usa miracoli. Poi abbiamo un uomo nudo, discriminato, un vero enigma, armato soltanto di clava e scudo di legno. Allora, mi Prego. Questa è la classe sfida. Questa è la classe... Ah sì? 10. Ok, perché è tutta uguale. T11, quindi è tecnicamente sia fighissima che monnezza totale, e non ha equipaggiamenti iniziali che non siano una clava e uno scudo da buttare. Ah, pure quindi... da buttare, perché di legno, vedo. È una merda. È una merda. Ma senti una cosa, è discriminato per reati sessuali o qualcosa del genere? Perché è nudo? È discriminato per qualunque cosa tu voglia che lo sia. Ok, per me è un molestatore, allora, perché è nudo, letteralmente. Sì. È un vero enigma, e quindi probabilmente c'è anche uno stigma grosso, una sorta di damnatio memorie per chi compie reati del genere a Lordran. E se non è stato mai affrontato fino ad ora questo discorso, adesso è head canon, ragazzi. Lui è discriminato perché è letteralmente l'uomo del parcheggio. Let's go. A questo punto, il parcheggio. Discriminazione, ragazzi, se ne parlerà nella trama. Ah, attenzione. Attenzione, è l'uomo del parcheggio, però non esistendo macchine, è l'uomo della stalla, letteralmente, dove lasciano, perfetto, i cavalli. Ci sono i cavalli? I cavalli no, in realtà, non in Dark Souls. Non ci sono mezzi di locomozione per gli esseri umani in Dark Souls? Allora, piccolo ante-spoiler, noi non saremo nel mondo degli umani. Ah. Quindi non lo potrei sapere. Ok, è naturale che ci siano i cavalli, ma non le vedrai. Ok, nel mondo in cui saremo ci sono dei mezzi di locomozione, si va solo a piedi. Anche magari non nostri, è di qualcun altro. Ci sono. Ok. Ci sono stati. Ci sono stati, va bene. Allora, lui è l'ex uomo di qualunque cosa si parcheggiasse a Lordran, ok? Direi piromante. Piromante tutta la vita, mi ha conquistato. Benissimo. Dono. Dai. Oh, questa è una delle emozioni più belle dei Souls, infatti io sto aspettando Elden Ring per scegliere un dono. Ok. Allora, premesso che è... Vai. Perdonami. No, vai. Ora fai pure la tua premessa, ma il succo è un dono l'hai potuto scegliere anche in Demon Souls. Sì. Questa è una versione evoluta, diciamo che è un difetto e contemporaneamente una tradizione dei Souls, è la distinzione fra oh che bello un dono e aspetta un secondo, ma cosa sono questi doni? Perché di solito il 90% è flavor inutile e poi un paio sono ok, è un spot, questo mi serve. Mm-hmm. Dark Souls in questo esagera, dando a qualunque gamer incallito o che conosce Dark Souls una direzione precisa, okay, che non sarà la tua, perché va a... Ti lascio libero, perché potrei dirti a cosa serve. Però il succo è, goditela. Andiamo davanti a questi oggetti e io ti darò qualche approfondimento per ciascuno. Senti, ti posso chiedere... Quanti siete intanto nell'altro streaming, così facciamo la summa di quanti siamo in totale. Insomma, io siamo 2400 qui. Di qua 2100, quindi amici, abbiamo 4000 quante 4004, tu 2003 o 2004? No, tu 2004, sì, quindi 2004, quasi 4005. Abbiamo 4500, sì, persone per un gioco di 10 anni fa. Bella. Esatto. Bella. Ed è solo stiamo parlando davanti al menù. Allora, esatto, dicevamo, nessun regalo, premesso che anche, ecco, questa era la mia premessa, premesso che anche nessun regalo avrebbe senso per una persona così confusa come Firenzo, che nulla ha ricevuto dalla vita, andiamo avanti. Benedizione divina, okay, acqua santa divina, ripristina completamente i PV e lo stato. Così almeno non parte la pubblicità come prima. Senti una cosa, okay, domanda, dimmi. Questi oggetti, come io in Demon's ho preso l'anello, mi pare che fosse odoroso, quello che ti fa trovare... Sì, no, l'anello è nuovo comunque, quell'anello che ti danno lì, ah, non mi ricordo. Ok, comunque sono oggetti che spariscono consumabili oppure possono essere anche infiniti?
La stragrande maggioranza sono consumabili in questa lista. Ok, ok, ok. No, ah, non no, è vero, non è no, 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 per me ce n'è solo uno. Alcuni sono consumabili. Ragazzi, per me ce n'è solo uno. Io l'ho già visto, è l'oggetto che voglio. Però ve lo dico dopo. No, no, per me ce n'è solo uno per forza, ma per un motivo specifico. Una persona... Ok, 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 ve la dirò alla fine. Allora ne parliamo, così sarà uno spoiler anche per me. Allora, Benedizione Divina è un consumabile, è l'unico, uno dei... Lui, guarda, ti dirò. Benedizione Divina è il peggiore dei doni. Nulla è di livello così basso come scelta. È pura... Mi fido. Bomba incendiaria, credo sia. Incendiaria oscura. Se lanciata esplode al contatto, più letale delle normali bombe, no. Questi sono consumabili, te ne danno un paio, te ne danno 5 mi sembra, o 6, e sono molto potenti, ma assolutamente spazzatura, se non per una piccola chicca che ti dirò forse stasera. Ok, sì. Intanto io non do altre informazioni, ragazzi, perché sennò capite qual è l'oggetto, perché ho già scelto, sappiate che potrebbero convincermi in qualunque altro modo tutti gli altri oggetti, ho già scelto io. Perfetto, umanità gemelle, spiritello allora, chiamato... Dimmi. Vai, vai, no, leggi. Spiritello chiamato umanità. Si può trovare sui cadaveri. Ok, quindi non so cosa sia l'umanità, allora, se non il fatto che... Cosa... Allora, io lo dico, chat di Saidonia, di Francesco, qua indipendentemente da quanto conosciate Dark Souls, lui è blind. So che da una parte per la community, da una parte per tanti, e questa è una cosa che mi inorgoglisce molto, per la mia serie, sapete a cosa arriva l'umanità. Non dite io. Il fatto è questo, ne riparleremo, ragazzone, spesso. L'umanità, per il resto, a livello tecnico, mm-hmm. è effettivamente un spiritello che ti permette di ottenere forma umana. È un po' la pietra effimera di Dark Souls. Ok, allora, io in realtà ti avrei detto altro, nel senso che ti avrei detto... umanità... Premesso che umanità gemelle non vuol dire niente ai miei occhi, ed è ovvio che sia così. Esatto. L'umanità... in italiano è letteralmente quanto sei umano. E io sono qui guidato... da Demon's Souls, in realtà sono traviato dall'aver giocato Demon's Souls, no? In Demon's Souls il demone è semplicemente colui che abbandona la retta via in funzione di una sete, di una fame, di potere che lo porta a divenire un pesce grande che trucida e fagocita i pesci piccoli. Quindi ovviamente io mi aspetto che l'umanità sia questo, ora non me lo dite se è giusto o se è sbagliato, però l'umanità in Demon's Souls era quello, i creatori sono gli stessi, parliamo di From Software, parliamo di Miyazaki, quindi secondo me umanità può essere uno spirito che ci porta a essere più anche benevoli, non nei confronti di qualcuno, ma forse nei confronti del mondo stesso che ci circonda, delle sue regole, ma questa è l'idea che mi faccio. Una cosa che si sta interpretando come contemporaneamente... amore e invidia. Sì, amore sì, e odio. Sì, sì, bravo, sì. Rende bene l'idea quello che hai detto, esatto. Si può trovare sui cadaveri, questo è molto importante, questa informazione, perché significa che viene rilasciata l'umanità al pari delle anime, allora, dai morti, perché sennò perché si trova sui cadaveri. Il fatto che però dica si può e non si trova sui cadaveri dovrebbe significare che a volte c'è, a volte non, quindi si può morire anche senza umanità, in teoria? Lo scopriremo. Cosa ridi? No, che... Okay. È già la più bella playlist di Sutorime insieme a un paio di altre. Ok. Ah sì? Va bene. Ok, io però ti dico quello che penserei anche da solo. I ragazzi che mi seguono lo sanno. Ma faccio questa cosa sempre io, ok? Siamo qui per questo. E loro, guarda, il mio pubblico a me, quindi stiamo proprio congruenti. Ok, perfetto, perfetto. Quindi si può, significa una possibilità che può essere anche di no. Quindi anche noi, mi viene da dire, poi termino questa congettura perché tanto non porta a niente finché non giocheremo, mi viene da pensare che anche noi faremo un viaggio alla ricerca di una forse umanità, forse no, nel senso potremmo mantenerla, magari ce l'abbiamo già e non dobbiamo perderla, o magari non l'abbiamo e la vogliamo, però si può, certo. Mi fa pensare, potrebbe esserci nel nostro cammino, potremmo anche perderla per sempre o non ottenerla mai. Binocolo, usato per scrutare in lontananza. Pendente, un semplice ciondolo, ma i cari ricordi confortano in viaggio. Il binocolo lo abbiamo già peraltro incontrato grazie a Ostrava in Demon's Souls. Sì, ok. È lo stesso meccanismo. Stesso meccanismo, un semplice ciondolo, ma i cari ricordi confortano in viaggio. Quindi questo è un ciondolo i cui ricordi confortano il viaggiatore. Non so se questo avrà, non me lo dire, non so se avrà degli effetti in battaglia dal punto di vista di magari minore usura delle armi, minore perdita di qualsiasi, certo, qualsivoglia malus ci possa essere nel gioco, ma non è applicabile a Firenzo, perché Firenzo vuole abbandonare ciò che era. Lui ha un marchio addosso, il suo nome di merda, quindi non vuole assolutamente mantenere i ricordi di ciò che era, ma di ciò che diventerà, altrimenti non sarebbe un piromante che nulla è adesso, sa solo ciò che non è, l'abbiamo detto prima, quindi non vuole un ricordo di qualcosa che non può essere.
Chiave universale apre tutte le serrature di base e clip iniziale del ladro. Proprio per questo la scarto a prescindere, perché non voglio qualcosa che appartiene a qualcun altro. Anello tribale. Anello tribale. E qui non penso di poter dire. Ora, forse ci sarebbe solo da chiederci perché i ladri abbiano effettivamente tutti quanti questa chiave universale, ma forse sono solo esigenze di gameplay. In ogni caso, ecco, esistono delle persone che hanno le chiavi per tutte le serrature. Anello tribale. Anello tribale. È una sorta di cavistello, mettiamola così. Ok, è un piede di porco, ok? Sì. Ok. Io, ragazzi, perdonatemi, non vi ringrazio per le sub, ma abbiamo quasi raggiunto i sub goal. Grazie, grazie mille a tutti. È un piacere, al di là delle sub, vedervi così contenti di questa serie. E noi siamo contenti tanto quanto voi, forse più di voi, perché io e Michele vogliamo fare da tanto tempo qualcosa insieme. E la stiamo facendo e sta essendo bellissimo già dal primo minuto, quindi wow. Dai. Anello tribale, se indossato, aumenta leggermente i PV, quindi aumenta i punti vita, va bene. E, qui è un anello per la stamina, per delle build tankose, almeno secondo quello che è il manuale tradizionale dell'RPG. Non vedo Firenzo come un ragazzo bulky, e in ogni caso l'anello tribale speciale aumenta i PV. Chissà che non ci sia effettivamente una tribù che aumenta la longevità della vita dei suoi adepti, magari no, magari sì, però anello tribale speciale aumenta i punti vita, lo dico forse nelle reminiscenze di Pokémon. Ti faccio così questo, tu hai giocato Pokémon Spada e Scudo, sì? Yes. Ecco, Eternatus, il Pokémon Eternatus, ti ricordi, il leggendario finale che ha, che dal quale origina la Dynamax, ok? È letteralmente il Pokémon, quasi uno dei Pokémon con il base stat più alto di punti salute, e infatti la sua meccanica, la meccanica che deriva dal suo potere, raddoppia i PS, ovvero la Dynamax, non raddoppia nessun'altra statistica. Quindi, guidato da questa cosa, mi viene da pensare, no, magari la tribù ha la possibilità di aumentare la longevità, la vita delle persone. Vedremo. Ottimo, ottima, bella elucubrazione. Anello della strega, dono di una strega. Oh, questo sembra importante, dono di una strega. Antico anello, nessun effetto. Allora, piano. Interessante descrizione. Interessante perché sembra qualcosa dal manuale shonen che potrebbe attivarsi da un momento all'altro durante il gameplay, no? Nessun effetto particolare adesso, mi viene da pensare, se no perché la strega dovrebbe darmelo in dono. Dono, certo. Dono di una strega, quindi troveremo questa strega. Non mi aspetto che questo gioco mi parli di una strega che dona un anello senza effetto per poi farmela sparire nella character selection screen. Quindi troveremo questa strega, è una guida importante. Sappiamo già che troveremo la scuola ti stuzzico. Prego. Su questo posso stuzzicarti. Okay. Tu hai detto una, diciamo, affermazione molto precisa e fiduciosa nei confronti di Dark Souls, sì, a ben vedere e a buon rendere. Tu hai detto, noi troveremo questa strega, eccetera, eccetera, eccetera. Io ti dirò, ti rispondo a questa domanda. Noi troveremo questa strega. Oh! È molto, molto, cattiva. Davvero tanto, tanto probabile. Ah no, ok. Tu non te ne accorga. No. Non per colpa tua, ma ne riparleremo. Ok. Va bene. Let's go. Okay. Prosegui pure. Dicevo, quindi, questo antico dono di una strega. No, io, ragazzi, vi chiedo scusa se non vi sto leggendo. In questo momento ho il terrore di leggere qualcosa, quindi non sto leggendo la mia chat, l'ho nascosta. Bravi. Vi voglio bene, bravo. Ma ho paura magari di un commento che possa... No, in questo contesto, ragazzi, è prezioso che voi siate voyeur. Voyeuristi. Bravo, sì. Esatto. Come su Pornhub, guardate ma non toccate. E davvero, io... Poi, chiusa la character selection screen, vi rimetto nel mio field of view, ma in questo momento non vi vedo perché questi strumenti voglio leggerli tra me medesimo e il mio mentore, e non voglio altro, ok? Però voi commentate pure, ovviamente non spoilerate, ma questo più che altro per il rispetto verso le altre persone che sono collegate, che magari sono in blind come me, quindi non spoilerate comunque anche se non vi leggo, però non vi leggo, ok? Sappiate questo. Quindi dicevamo, dono di una strega, antico anello, è antico, quindi la strega, ultima cosa che volevo dirvi, lo potrebbe aver ottenuto in due modi, poi smetto, avendolo rubato, preso in qualsiasi modalità durante la sua vita, o
avendolo effettivamente ottenuto al momento in cui è stato forgiato. Quindi significherebbe che la strega è eterna, è immortale o comunque ha tantissimi anni, perché antico l'anello, antica la strega. Così a naso vi direi quest'ultima opzione, perché le streghe tendenzialmente nei racconti fantasy hanno centinaia e centinaia di anni, quindi antico quanto la strega potrebbe essere, non lo so, però mi viene in mente questo. Quindi anello della strega, dono di una strega antica come l'anello, spero di incontrarla, spero di accorgermene. Ma abbiamo un solo strumento, che non solo è giusto per Firenze, ma è giusto per l'uomo. L'uomo che cosa ha fatto nella sua vita quando si è evoluto? Il nostro processo, il processo di Firenze, sarà un processo di apprendimento dal buon mentore Sabaku e di evoluzione, di comprensione e di assimilazione di questo mondo. Si assimila osservando, non ci può essere altro oggetto che il binocolo, perché noi dobbiamo osservare, dobbiamo comprendere, dobbiamo scrutare, studiare e capire. Questo è l'unico modo. Se Sabaku ha detto che questo mondo è più esplicito rispetto a Demons, allora se il binocolo ci è rimasto in tasca in Demons, qui voglio riprovarci e voglio dirvi no, stavolta il binocolo è lo strumento che Firenze utilizzerà per osservare il mondo e leggere da questo mondo chi lui realmente è come Narciso che si guarda nello stagno, ok? Il binocolo è indubbiamente il binocolo. È il binocolo perché è uno strumento che non punta sulla forza dello strumento ma dell'utilizzatore, ricordatevelo. Il binocolo può fare schifo e può essere la migliore arma. Potresti tenerlo in tasca per tutta la run, ma potresti anche utilizzarlo per osservare la scena del crimine e studiare una bella incursione in un castello. Quindi binocolo, binocolo. Firenze imparerà. Fisico. Allora, fisico standard, fisico snello, vabbè, qui... presenza imponente, molto magro, pelle e ossa, fisico grosso, molto grosso, presenza imponente, muscoloso specialmente la parte superiore, gambe grosse, ha una qualche incidenza nel gameplay, non me lo dire, sono in blind, no, non importa. No, okay. No, per carità, okay, okay. Testa grossa, potrebbe essere molto intelligente, Firenze non è niente, quindi Firenze è normale, ragazzi, Firenze non è snello, grosso, molto, è normale, non è niente, è una pietra grezza, ragazzi. Deve essere scolpito. Ok, popolano, volto molto comune. Per ora sono sul popolano. Contadino del Delta, volto comune del Delta 5 dita. Altra preziosa informazione, il Delta 5 dita quindi è un posto di campagna, è un posto dove vige la mezzadria, quindi con dei signori che hanno proprietà dei terreni e dei contadini che vi lavorano all'interno. Sono due queste cose, ovviamente i contadini sono proprietari o non, però di solito nell'antichità si tende a descrivere i contadini come persone che non hanno la proprietà della loro terra, no? Non hanno il possesso, al massimo possono prendere una parte del raccolto, la storia questo ci insegna fin dalle scuole elementari, ma non posseggono alcun terreno, altrimenti sarebbero signori, sarebbero valvassori, sarebbero nobili, non sarebbero anche vassalli, oltre prima di arrivare ai valvassori, ma sicuramente non contadini. Quindi il Delta 5 dita sembrerebbe invece una regione, un paese, un'alleanza, potrebbe essere davvero tanto. Il Delta è una lettera dell'alfabeto greco, quindi vuol dire nulla. E Delta 5 dita. 5 dita mi viene in mente le dita che si usano per lavorare, no? Quindi il Delta 5 dita è il delta delle persone, della manovalanza, no? Benché in realtà, mentre faccio questa premessa, mi viene in mente anche il contrario, nel senso che la mano, il baciamano, vabbè, è anche un segno di nobiltà, quindi potrebbe essere entrambe le cose. Niente, non ho informazioni per capire cosa possa essere il Delta 5 dita, oltre magari la speranza di poter incontrare questo posto. Nobile di Astora, a volte bello e raffinato, comune ad Astora, quindi è giusto l'accento Astora? Sì, è giusto. Ok. Astora è sicuramente un posto quindi nobiliare, nel quale ci sono i nobili. Questo ovviamente qui sono un po', come dire, distratto da Demon's Souls, perché certo, normale. Il nobile era in realtà in un posto super decadente, perdonatemi, che è l'Atria. Visto che vi ricordate, no, avevamo notato come tutti gli oggetti del nobile iniziale in realtà fossero i loot dei prigionieri di Latria. Ora questa parte mi sa che non l'avevi vista della run, però insomma, no, certo, immagino che sia ormai common knowledge nella community questa cosa, ma per me è stata una sorpresa.
Quindi insomma, dai. Mi aspetto che il nobile di Astoria in realtà venga dal peggio posto, ma questo solo perché Demon Souls ti insegna, capito? È un posto di merda. È boletaria un po' sfigata. Studioso dei lineamenti distinti e intelligenti, ma oggetto di insulti. Oh, bello questo, bello. Studioso dei lineamenti distinti e intelligenti, ma oggetto di insulti. Quindi gli studiosi vengono insultati in questo luogo, ma in generale... O solo lui, cioè è un secchione che viene insultato, o studiare in questo posto è un'onta? E se studiare è un'onta, c'è stata una damnatio memoriae e non bisogna ricordare un pezzo di storia? Interessante, molto interessante. Sì, noi sulle origini faremo una chiusura tra un po', okay. Dopo il prologo. Chierico, aspetto comune... Ma quanti dimmi che si vedono tutti questi posti, ti prego. Aspetto comune fa parte del post-prologo questo discorso, vedrai. Ok, aspetto comune di Toroland, nota per i suoi leali chierici. Ok. Quindi il chierico sta a Toroland, c'è una chiesa, una cattedrale. Il chierico sta lì, solitamente. Nota per i suoi leali chierici, quindi sì, ci sta... Festoso di Katarina, tratti gioviali di Katarini, nota per la festività e le bevande, quindi bacco letteralmente, questi fanno le orge in teoria e scopano un sacco, bevono un sacco di vino, vanno al pub dell'amico il venerdì notte. Sono ottimi avventurieri. Esatto, mi piace. Sospetto di Karim o di Karim, tratti inquietanti associate al conte di Karim. Un vampiro? È bianco. Beh, è pallido. I conti teoricamente sono associati all'iconografia del vampiro. Inquietante, esatto. Poi. È un vampiro, quantomeno un non morto. Vabbè, comunque è un vampiro. Sì, mi piace vampiro. Conte di Karim. Quindi, però sospetto di Karim. Perché sospetto? Associati al conte di Karim, quindi... Evidentemente questo conte ha una sorta di nome negativa. Sì. Quindi, ed è se sei sotto di lui... E mi è venuto in mente, non so se tu hai visto l'anime ReZero. No. Vabbè, c'è una narrativa basata sul fatto che esiste una strega che ha certe fattezze e quindi un personaggio molto simile a lei viene visto con grande sospetto. Ecco perché mi è venuto subito in mente quello che ti ho detto. Quindi qui... Il conte di Karim, no, potrebbe essere un vampiro e quindi tratti inquietanti associati al... Non significa che siano quei tratti per l'esatto motivo per il quale sono associati, certo, al conte, però potrebbero essere simili, però... quindi potrebbero darmi del vampiro, potrei essere un sospetto vampiro. Classico di Xena, volto riflessivo e maturo, comune nella storica Xena... E minchia, qui vuol dire tutto e vuol dire niente. Riflessivo e maturo, comune nella storica Xena. I giovani... Sì, comunque magari sono origini naturali, medie, senza particolari eccentricità. No, infatti, volto degli eretici della grande... Ah, attenzione però, grande palude, noi veniamo dalla palude. Quindi siamo degli eretici? E se ci sono degli eretici, attenzione, questa è la tipica definizione implicitamente bivalente. Se esistono degli eretici, esiste una religione... che prevede delle eresie, quindi con forti dogmi da non prevaricare, pena l'eresia e magari l'ostracizzazione. Volto dei... quindi magari i... ragazzi, secondo me alla fine della run faranno la compilation solo di Sabaku. Sarà riassunto della blind run. Gli sguardi di Sabaku a Fredonia, esatto. Allora, quindi secondo me c'è una religione molto forte che insomma prevede anche il seguire certi precetti. E se non li segui, pena l'essere banditi nella palude, dove diventi il signor nessuno, come il nostro Firenzo. Quindi in teoria dovrebbe essere l'inquietante Firenzo, per ora sono inquietante. Viandante, lineamenti delle terre orientali. Cazzo, c'è anche un oriente, con occhi a mandorle e labbra fini, quindi esiste una sorta di trasposizione del mondo orientale anche in Dark Souls. Non ci sorprende, From Software, vengono da lì. Quindi, inquietante, assolutamente inquietante. Siamo degli eretici. Siamo degli eretici perché nel mondo di Dark Souls mi piace immaginarlo come un Giappone moderno. E questo perché voglio fare anche un passaggio meta della community Dark Souls, ok?
in streaming spesso, ok? In streaming spesso, e questo in generale in realtà anche fuori dai gameplay di Dark Souls, si richiede allo streamer di fare determinate cose in determinati momenti e perché altri hanno giocato prima di te, quindi c'è un modo giusto per giocare ai giochi e uno sbagliato. Io aberro questa cosa con questa run di Dark Souls insieme a Michele e quindi sono inquietante perché non seguo i precetti del gameplay di Dark Souls, ma mi lascerò ispirare dal mio nobile binocolo, quindi andiamo, yes. Inquietante. Vengo dalla palude, somebody, e potete continuare in chat. Capelli. Io ti assicuro che in Demon's Souls questo avrebbe portato a conseguenze molto, molto superficiali, però quella tua voglia di libertà e di guardarti intorno per decidere dove, come andare in Dark Souls, vedrai. Aborro, comunque aborro, chiedo venia. Aborro, allora, sì. Rasati, capelli rasati, radi, corti, all'indietro, coda di cavallo, selvaggi, riga in mezzo, semilunghi, ricci, caschetto. Sono tutti orribili, tranquillo. Sì, ma devono essere quelli più niente. Di Firenze, sì. Capito? Quindi, secondo me, ricci. Perché non sono propriamente ricci, sono crespi come i miei, quando non li pettino non sono niente, quindi ricci, pog. Occhi, capelli, ah ok, cioè gli occhi e i capelli sono dello stesso colore, per forza. Sì. Colore base, castano scuro, colore base, rosso, colore base, comuni a Karim invece i capelli blu, quindi dei vampiri, comuni a Katarina dei festaioli, comuni tra la nobiltà dorati addirittura, quindi si eredita non solo la ricchezza ma anche il capello dorato, attenzione, capelli argentei considerati antiquati, porpora, il raro colore di una razza quasi estinta, e occhi rosso acceso, un colore molto raro. Molto interessante il fatto che 15 sia una razza estinta, ragazzi, questo è forse il... Perché sai, considerati antiquati potrebbe essere anche un semplice sinonimo di vecchiaia, ma porpora, il raro colore di una razza quasi estinta, significa che c'è una razza estinta e quindi c'è stata un'estinzione. Mi viene da pensare come un genocidio, oppure biologicamente parlando è successo un cataclisma che ha portato all'estinzione della razza, e io vi dico porpora. Perché? Perché Firenze, ok, in realtà, come in tutti gli shonen, è effettivamente un discendente di questa razza quasi estinta, ma non lo sa. E non si sa, attenzione, se lo scoprirà. Perché magari è una cosa che rimarrà solamente in questa character selection screen, ma non si sa. Forse lo scoprirà, okay. Forse no. E detto questo, ci siamo. Allora, detto questo, senza necessariamente andare a fare personalizzazioni folli, perché se tu sei curioso, apri personalizza, è orribile quel menu, è abbastanza patetico e mediocre. Okay. Però puoi andare a modificare alcune componenti somatiche del volto e del corpo. Ok. Ed è abbastanza drammatico. Ok. Nel senso che generalmente qualunque hardcore gamer di Dark Souls entra lì, fa volti casuali all'infinito, lo spezza completamente, lo rende un abominio immondo. È quello che stavo facendo giusto appunto adesso. Sai chi sembra? Lo vedi? Sì, lo vedo. Sai lo chi vedo. Sembra? I giganti di Sekiro. Quelli con la clava. Ah, sì, è vero. Sì, e in realtà è canon. Lui diventerà un gigante di Sekiro. Benissimo, andiamo. Perfetto, ok, allora. Adesso, premi accetta e non confermare. Torni indietro. Accetta. Ok, non sto confermando, vai, ci sono. Aspetta, che devo vederti. Ok, sei in attesa, quindi conferma? Assolutamente. Allora, aspetta, io tolgo la tua diretta, prego, la levo dal mio schermino, è il tuo momento. E a questo punto, anzi, in realtà io effettivamente ho già il personaggio, quindi se vogliamo rivederci l'introduzione me la apro su YouTube con l'audio, così almeno siamo in sincro. Nel mentre tu avrai un minimo di... Perché, piccolo trivia, sì, anche questo che, bene o male, avrei compreso tramite Demon's Souls, i nomi dei boss, le descrizioni e la intro, nient'altro, è conoscenza onnisciente. Certo. Sì, sì. Mentre il personaggio può dire cazzate o mentirti,
l'introduzione non lo farà mai. Ha sempre ragione, ok. Ok, quindi fammi un countdown, manda lì, ma fai accetta e let's go. Ok, ragazzi, io vi ringrazio, qui siamo oltre 2100, 2140, non so dall'altra parte di Lordran quanti siamo. Siamo sì, 2600. Ragazzi, let's go. Allora, 3, 2, 1, via. Io però ti vedo piantato nel tuo schermo. Ah, ma perché lo sei, giusto, giusto? Esattamente. Che nell'era degli antichi il mondo era amorfo e avvolto. Sto zitto, leggo e poi parliamo. Dopo, goditela. Occhi aperti, ragazzo. E mente acuta. From the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenge the dragons. Gwyn's mighty gods peeled apart their stone skins. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. Soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Molto più bella della intro di Demon's Souls, eh? Ma molto, tipo 100.000 volte. Ho un po' di domande, ma cercherò di essere rapido e stringato. Già nel... Yes, indeed. The dark sign brands the undead. Ok. E noi siamo macchiati, probabilmente siamo non morti. And in this land, questa terra. The undead are corralled and led to the north. Ah, ecco perché non siamo nel mondo degli umani, certo. Where they are locked away to await the end of the world. They
aspettando la fine del mondo, attenzione. Chi è che mi sta aiutando? Un nobile cavaliere? Chi? Sabaku, sei tu? In realtà l'opposto, che io sono in cella con te. Allora, due cose rapide e poi lascio a te la parola se vuoi dire qualcosa. Ti farò delle domande, più che altro ti farò un riassunto di quello che ho capito, di quello che ho interpretato, ok? E tante informazioni, non preoccuparti. Ecco, sì, infatti, premesso che immagino che il gioco non voglia che io le memorizzi tutte quante subito, perché sennò sarebbe assurda come situazione, il concetto è che questo mondo, un po' come quello di Demons, all'inizio non aveva il dono dell'anima, solo che qui l'anima è il fuoco, quindi c'erano questi draghi eterni, questo mondo spento anche proprio a livello di colori grigio, ok? Poi arriva il fuoco. E di draghi eterni, ha detto tra l'altro, facendomi venire in mente che la scuola di magia che abbiamo visto prima, di Vinheim, se non mi ricordo male, era la scuola del drago, quindi sostanzialmente i draghi sembrano legati alla magia innanzitutto, e addirittura sono delle creature preesistenti alla venuta di tutto ciò che è arrivato dopo e che coinvolge la narrativa di Demon's Souls. Poi arriva il fuoco, con il fuoco arriva tutto, la vita, la morte, quindi in realtà i draghi vanno oltre la vita e la morte, sono eterni infatti, Esatto. Sono eterni, quindi... Tecnicamente si potrebbe definire prima non fossero creature viventi. No, assolutamente, ma infatti sono di pietra, sono fatti di pietra, quindi la vita e la morte è dopo, l'ho detto, no? Con il fuoco, quindi fuoco, vita e morte, fantastico. Ma non solo, ha detto un'altra cosa importante, oltre la vita e la morte, la luce e l'oscurità, quasi come se il fuoco arrivando avesse anche implicitamente aperto le porte alle distinzioni non tanto tra il buono e il cattivo, ma tra due inclinazioni diverse della forza, ok? Chiamiamola come vogliamo, no? Però luce... Come? Ha aperto le porte a qualunque distinzione. Ecco, bravo, è giusto, per vita, morte, agli opposti sostanzialmente, caldo, no? Freddo, giusto, luce, oscurità. Giusto, esatto. giustissimo. Quindi, ok... poi ha detto che però i non morti sono arrivati e quindi in questo mondo si può vivere, morire, ma anche eventualmente stare in uno stato di mezzo, è evidente, perché sennò i non morti non sarebbero tali, e si sono presi le anime dei lord, inteso credo come li abbiano uccisi, almeno questo io ho capito, a meno che non le abbiano proprio rubate, le abbiano fatte proprie. Allora, io ti darò una risposta, però l'introduzione dice, per forza di cose, la sua memoria, che... They came dall'oscurità che si è generata, no? Dalle profondità della terra. Giusto. Ha detto all'oscurità. Hanno trovato le anime nel fuoco, facendo le proprie. Sì. Non so cosa significa, cioè sì, so cosa significa, però ti... Le anime dei lord, però, ha detto, vero? Sì, le ha chiamate anime dei lord. Ecco, si hanno trovato nel fuoco le anime dei lord, mi torna. Ecco, io l'avevo interpretato come, ma ovviamente non me lo dite, cosa vuol dire? Io l'ho interpretato come li hanno uccisi nel fuoco, li hanno consumati nel fuoco. A meno che il fuoco, e ora ci arrivo perché questa era l'altra idea che mi era venuta, non sia qualcosa che può anche contenere delle anime come letteralmente un contenitore. E perché mi è venuta in mente questa cosa? Perché poi si è parlato di Gwyn, che evidentemente è una sorta di re di Demon's Souls con il suo esercito. E poi c'era questo nano che aveva proprio una fiamma in mano, quindi in realtà il fuoco qui non è da interpretare solo come il fuoco, accendo il fuoco nel camino, ma è letteralmente qualcosa che può essere tenuto, ampliato, non so, mi ha dato questa idea, no? C'era lui con questa fiamma in mano, quindi... Sì, questa è una cosa molto delicata, tempo al tempo, ma stai dicendo cose tutte molto interessanti. Ecco, lui con questo fuoco in mano, letteralmente, significa qualcosa facile, cioè, perdonatemi, molto complesso il dare una... interpretazione a così facilmente dimenticato, perché questo significa... non lo è stato. È vero, e beh, perché cazzo, se dici nell'introduzione così facilmente dimenticato, no, non me lo ricordo, cioè automaticamente è la prima cosa che mi ricordo. Il nano così facilmente dimenticato forse perché sembra debole, hanno presentato un sacco di personaggi super forti e... Esatto, lui. E lui invece è un nano ladruncolo. Eppure un narratore onnisciente che dice una cosa del genere dà una valutazione implicita. Scelleratamente così facilmente dimenticato. O almeno questo mi viene in mente, ma lungi da me sapere il perché. Però sembra sbagliato dimenticarlo, no? Poi avevamo
come si chiama il non morto gigante? Allora, Mito. Il primo dei morti. Il primo dei morti, esatto, però non ricordavo il nome. Il primo dei morti ha senso che sia definito tale al di là dei motivi e dei perché, in quanto prima la morte non esisteva. Ecco, e poi c'era anche il senza scaglie, però ci arrivo al senza scaglie. C'è stata una guerra contro i draghi, quindi letteralmente una guerra tra esseri potenzialmente mortali, ok? Esseri mortali e eterni. Mi è venuto in mente, ragazzi, ma probabilmente è una cazzata, che in realtà la razza estinta sia allora una discendenza dei draghi, perché sembrano essersi estinti i draghi, quindi il capello viola, in realtà io sono una sorta di drago umanizzato, ma vabbè, sto svarionando. Quindi i draghi sono estinti, e si sono estinti per, o comunque sono stati più che estinti, sconfitti, non necessariamente so se sono estinti, però diceva Dragon No More, quindi in teoria non ci sono più, per via di un tradimento del senza scaglie, quindi un drago albino o qualcosa del genere, perché non aveva le scaglie. Esatto, potresti quasi intuire che la sua stessa nascita sia stata causata proprio dalla disparità, perché sì, altrimenti non sarebbe vestito. Sì, esatto, vero, ha senso. Dopodiché, quindi, ha parlato del fatto che dopo questa guerra, però, il mondo è caduto in un'oscurità profonda, solo notti, niente più giorni, e i morti hanno cominciato ad acquisire questo marchio del non morto, che adesso sto freneticamente cercando addosso, ma non lo vedo. Oh, molto bene, era il momento, è il momento, ero pronto a dirtelo, se perfetto, non l'avessi cercato. Dovrò chiederti, Francesco, spogliati. Devi aprire il menu e togliere l'equipaggiamento del tuo non morto. Michele, ti ringrazio per avermi chiesto di spogliarmi in questo momento. Ah, Diamine, aspetta, abbiamo un problema. L'equipaggiamento è proprio sul tuo schermo. Dobbiamo mettere... Sì. Ah, è vero, il menu è vero. Allora, guarda, fai una cosa. Sì. Sacrifichiamo... Per ora? Le anime, esatto. Ok, le anime, ha senso, ha più senso. Tanto le anime lo posso dire quante ne ho, ok? Esatto. Allora, sì, aspetta, sì, che ti sposto. Le anime le puoi vedere dallo status, per esempio, comunque. Giusto. No, aspetta, non ho dato ok, scusate, Ora ti sistemo. Sì, sì, la sposta è vero, giusto, se il menu si apre in alto a destra, allora in basso a destra mettiamo lo schermo. Sì, fatto, perfetto. Esatto. Allora, equipaggiamento, no, non è esamina oggetti, ecco, cambia equipaggiamento, con quadrato come in Demons? Sì, ok, perfetto. Sono nudo, ragazzi. Sono anche okay, piuttosto bello. Ecco, quello che vedi... Petto. È cicatrizzato. Sì. È cicatrizzato e chiuso. Invece nel filmato era aperto e bruciava. Quindi in realtà ha senso che sia un ustione, no? Esatto. È cauterizzato. Qui sì. E noi siamo nel mondo dei non morti, quindi siamo morti. Ecco perché mi hai detto in introduzione che non siamo nel mondo degli umani, ha senso, siamo morti. Ti posso dire questo, visto che stiamo per cominciare e poi faremo una certa discussione. No, te la faccio dopo. Ok. Ultima cosa che volevo dire, in attesa della fine del mondo, quindi il nostro mondo è in realtà indirizzato verso la fine dei giorni. Chissà se riusciremo a salvarlo da questo stato, però... È importante aspettando la fine del mondo. Cioè, letteralmente il narratore comincia a descriverci un mondo che non ha speranze. Cioè, ragazzi, siamo qui, nella nostra prigione di merda, aspettiamo la fine del mondo, ma non andrà così. Let's go. È vero. Questo, aspetta, let's go sarebbe quasi da dirsi in una partita normale. Ma tu hai trovato una chiave, vuoi utilizzarla senza leggere nella descrizione? Ma io stacco la live immediatamente. Non ho neanche depredato il cadavere, amico mio, perché non si fanno due cose insieme. Ma cosa pensi? Per chi mi hai preso? Andiamo. Allora, intanto, se vuoi curiosare, hai anche il tuo equipaggiamento che può raccontarti qualcosa, però la chiave è più importante. Di solito gli equipaggiamenti, ho sempre sto vizio, me lo dicevano sempre, di non leggerli spesso, quindi me lo dovrete ricordare degli equipaggiamenti, perché con quadrato, giusto. Cappuccio di tessuto lacero, grande palude, indossate dai piromanti la grande palude, sebbene apparentemente lacero, è in realtà piuttosto resistente. Le vesti dei piromanti offrono una discreta protezione contro il veleno, il fuoco e le altre forze della natura delle terre selvagge in cui vivono, che ha senso, quindi sono letteralmente delle vesti di sopravvivenza. Immagino che, immagino che siano simili le descrizioni, sì, assolutamente, anche per gli altri oggetti. Però ecco, una cosa importante, sì, molto importante, che devi assimilare perché ti cambierà la run. Ed è naturale che tu avessi avuto quel piccolo tic di abitudine in Demon's Souls. In Demon's Souls le descrizioni delle armature, dei set, sono vacue. Ok? Dark Souls no. Quindi devo leggere.
Sì, esatto. Perché io in Demons, esatto, essendo che narrava qualcosa, un'armatura ogni 50, no, ma... a una certa mi ero, esatto, rotto le palle. È giusto, ma okay. Dark Souls non è così. Ci sono armature che non hanno approfondimento perché è lecito che non tutto sia importante. Però le descrizioni in Dark Souls sono molto più importanti che in Demon's Souls. Certo, certo, chiarissimo. Tutto chiaro, tutto chiaro. Va bene, quindi, ora, questa armatura nello specifico non ci ha detto nulla, ma leggeremo tutte d'ora in poi. La chiave mi sta triggerando alquanto perché magari ci dà qualcosa in più sulla natura della prigione. Sempre quadrato. Senza dire una parola... intanto aspetta, piano. Chiave dei sotterranei del rifugio dei non morti settentrionale, quindi ce n'è uno meridionale. Esatto. E quindi questo vuol dire solita definizione bilaterale implicita. Poi, senza dire una parola, un misterioso cavaliere lasciò un cadavere nella cella. E questi aveva addosso questa chiave. Ok. Chi era quel cavaliere? Qual era il suo obiettivo? Anche senza risposte bisogna comunque proseguire. Quindi qui ci narra letteralmente quello che abbiamo appena visto. Esatto. Andando però, insomma, a porre l'enfasi su chi cazzo è questo tizio che ci sta aiutando. E soprattutto il... devi comunque senza risposte proseguire. Andare avanti, certo, perché altrimenti marcisci in questa cella, letteralmente. Esatto. Bene, leggiamo il messaggio. Non ce la faccio, scrive qualcuno, ma penso sia un player. E sì. Andiamo. Ho usato la chiave dei sotterranei. Io non ho altro equipaggiamento, ragazzi, ma non avevo uno scudo e una spada, quindi abbandonerò ancora questo mondo, allora, forse. O no. Allora, vediamo. Vabbè, la macchia di sangue la lascio perdere per ora. Tra l'altro non posso neanche pararmi, perché... posso picchiare, esatto, lui? Sì, posso picchiarlo, ragazzi, e lo fa. Fiorenzo lo fa. Cioè, Fai Renzo. Guardate che sta già diventando qualcuno. Si può backstabbare? No, con quest'arma di merda non si può backstabbare. Fantastico. Ma noi comunque ammazziamo. Siamo assetati di sangue dei non morti. E poi dopo potremo evocarci, immagino, dopo l'intro. Noi potremmo evocarci tra un pochino. Però me lo dici tu. Me lo dici tu. Esatto. Sì. Per ora vai tranquillo. Impara piano piano. Sì, sì, sto guardando che i comandi sono gli stessi identici. Esatto. Sì, lo stesso, esatto. Silky Smooth 60 FPS e via. Ok, sto prendendo la scaletta, ma tanto tu mi vedi, quindi... Oh, sì, guarda, è proprio questo il buon... Sì, la figata del pip. Esatto. Del pippello. Ok. Esatto. Un falò. Un falò. Goditelo. Esatto. Si chiama letteralmente falò proprio, ok. Sì. Il falò è stato acceso, quindi io ho il potere di accendere i falò e non l'ho acceso con un fiammifero, l'ho acceso... Che cazzo di domande giuste ti fai, ragazzo? Beh, però è così, non è che avevo la legna e il fiammifero, l'ho acceso con la volontà, con l'imposizione, quindi in realtà è tipo il cuore... Allora, facciamo una cosa, fai qualche passo indietro. Ok. Aspetta. Fai qualche passo indietro, eccomi. Ok, basta. Utilizza il binocolo. Ma certo. Con quadrato. Ok. Ora, zooma sul falò. Come zoomo? Con L3? Di pad in alto. Ah, ok. Ecco, non è legna quella. No, sono ossa. Ok, sono resti di qualcosa. E fa ridere perché siamo già nel mondo dei non morti, quindi c'è una morte oltre la morte in questo gioco, evidentemente, perché se no non si spiega. Si può abbandonare anche il mondo dei non morti, evidentemente, in una sorta di ritorno alla cenere, se è vero come è vero che i draghi sono statue e poi si sono sbriciolati nell'intro. Boh, non lo so, mi viene in mente questo, però vabbè. Tutto questo è oro. Ok. Comunque sì, noi abbiamo la possibilità di accendere il falò, di ripristinare questa forza oscura o chiara, in realtà non so come definirla, però è una forza, è un'anima, è il cuore di Kingdom Hearts, mi ha ricordato, no? È come il cuore di Kingdom Hearts, il falò. Sì. Grazie Gravier del Ride, grazie mille. Bene, e possiamo attraversare la porta? Prima ci guardiamo intorno. Ecco, ci guardiamo intorno. Ah, che io ringrazio, appunto, ho avuto due raid di Somo Bunta e del Cerbero, tra l'altro, prima. Bella, grazie, lì, bella lì, bella lì. Tu esplora, goditela. Sì. Ricordati che non c'è nulla che ti corra dietro. No. Okay, non si apre da questo lato. In realtà non mi ricordo nulla di questa introduzione, quindi per me è come se fosse blind anche l'intro. Ti direi che, amico mio, sì, è un posto in rovina,
è un posto in rovina, sì. Chiaramente in rovina. Sembra una cattedrale. Sembra, sì. Mausoleo. A quel film. Ma anche, è anche una prigione, è evidente, perché eravamo in delle celle. Sì, appunto. È mezza rotta, quindi letteralmente forse un'altra prigione per eretici. E quindi, attenzione, ho avuto... quindi è una prigione per peccatori, in qualche modo. Cioè, una prigione ha un richiamo di mausoleo, chiesa e quindi eresia, quindi per cui questa prigione ha a che fare con la religione. Sì, sì, l'avevamo visto prima, sono guidato un po' dall'eresia, no? Il mio amico storpio sostanzialmente, o comunque sfigurato, che è stato bandito nelle paludi e lì sfigurato, per l'appunto. Ho visto una cosa. Bene. Dentro il cancello si è visto un giocatore, quindi un'anima mi ha appena rivelato che si arriverà qui dentro, in qualche modo, anche se questa porta non si apre. Sì, no, qui quando le porte c'è scritto apri, si possono aprire, non è Cyberpunk. Ok, let's go, non allora. È Cyberpunk. Allora andiamo. Let's go. Cauti, ma andiamo. Una porta molto grossa. È molto pesante. La sensazione di aprire le porte lentamente in Dark Souls è una cosa emozionante, perché poi dopo è un mistero, no? Allora, abbiamo delle dei vasi. Mi sembrano, sì, i vasi, sai cosa, della prigione di Latria. Con dentro, anche, sì, è vero. Con dentro i prigionieri. Li rompiamo, vero, ragazzi, perché noi deprediamo, facciamo del depredo, andiamo a saccheggiare questo posto di miseria e pianto e solitudine, perché noi vogliamo resistere a questo mondo, vogliamo resistere a tutto questo. Mi spacchiamo tutto, porco il cazzo! Ok, non vogliamo più resistere, vogliamo affrontare questo tizio. Che cazzo... Rollino. Rollino buono. Bravo. Non vedo quanto gli faccio, ragazzi, con il pip. Rollino di nuovo. È una risposta, Francesco. Ah, ok, un cazzo. Gli hai fatto due. Gli ho fatto due? Allora, ora troviamo una soluzione, ma non prima di... oh, bella. Ah, si è chiusa. Bravissimo. Ora, allora, aspetta. Molto simpatico. Sì. Dimmi. Questo demone, d'accordo, che sì, ti è apparso proprio come nome della boss fight, Asylum Demon. Ok, sì. Demone del rifuso. Ok. Ovviamente ha intanto introdotto sia un importante indizio di level design, mm-hmm, ossia il fatto che di solito la via da seguire è segnata dal fuoco. Questo era anche così in Demon's Souls. Ok, certo. Torce, si è aperto il cancello che ti ha permesso di fuggire. Sia concede di intuire già la libertà che ti permette Dark Souls, come Demon's Souls, ma a un esponente cubico. Ossia, mm-hmm, se tu avessi scelto, per esempio, le bombe incendiarie come dono, lo avresti potuto massacrare, lo sai? Ah, perché è debole al fuoco, quindi? Sì. Però ovviamente non avrò a disposizione il fuoco se non con le bombe. Però vabbè. Oddio, però mi avrebbe dato un sacco di anime per livellare. Sarebbe stato interessante. Un altro fuoco, sì, intanto. Aspetta. Ah, ok. Tempo al tempo. Allora, let's go. Anche qui il falò è stato acceso. Esatto. In realtà è già acceso, però vabbè. Vai, dimmi. Sì, no, diciamo sì, che non è esatto. Allora, mi raccomando, tieni a mente quello che hai appena detto, ok? Mm-hmm. Perché è giusto ed è importante. Ok. Sottile, è importante. Questi messaggi sono quelli degli sviluppatori, ma sono abbastanza semplici. Certo. Se puoi leggerli... Prendi lo scudo, sì. Ok, quindi c'era uno scudo nelle vicinanze. Beh, bella, così magari ci equipiamo un attimo. Uè, vaffanculo, prendi lo scudo, ma dove? Ci sta Gino Cazzabligi lì che tira la roba. Ok. Adoro la fisica delle frecce in questi giochi, credimi. L'ho detto anche quando ho giocato a Demons. Allora, ci equipiamo in grande solitudine qui. Sì. Dove l'ho equipato? Forse nella stessa mano. Aspettate che non sono molto confident con l'H... No, ah, sì, piano. Esatto, adesso l'hai equipato. Aspetta, me lo leggo. Una delle cose più terribili è cominciare, tranquillo. Gli scudi di legno sono più leggeri di quelli di metallo, ma questo ha meno riduzione dei danni fisici e della stabilità per le crepe, quindi non riduce il 100% dei danni. Più precisamente, vediamo se ce lo dice Gianni. Purtroppo, ragazzi, il pip, dove lo metti un po' da fastidio, però... No, qualcosa oscurerà sempre, ma ne vale la pena. No, ne vale, ragazzi, super la pena, ragazzi, davvero. Vabbè, tanto...
Comunque a 60 è la riduzione dei danni fisici, forse no. Che cos'è questo 60 qui che vedo di armatura? Difesa? Che cos'è che dà? Allora, ah, quella è la durabilità. Quanto tempo ci mette a rompersi? Ok. C'era anche in Demon's Souls, solo che in Demon's Souls Remake avevi la figata di averlo come barra rossa nell'HOD. Allora, in realtà, ragazzi, ci ho ripensato e magari metto in alto a destra, perché tanto imparerò. Ma non presto. Cioè, aspetta, datti tempo. Vabbè, però mi piace di più il concetto di... Tanto la prima è oggetti, la seconda è equipaggiamento, l'ultima è opzioni, la terza che cos'è? Grazie Dryden della sub. Lo status, ok. E allora pronti, okay, via, rimettiamolo qua. Proviamoci. Allora, buoni. Ok, frecce, ma noi entriamo prima qui. Ok, cambio equipaggiamento, l'abbiamo già visto. Esatto. Però non pronto. Abbiamo una spada, quindi dobbiamo... Ah, lui scappa. Lo schifoso pezzo di cazzo. Sì, dove vai? Accetta, eccoci qua. Attenzione, quindi, ogni personaggio trova qui le sue armi. Quindi esatto. C'è una sorta di purgatorio per ognuno di noi con diverse armi e diversi oggetti. Cioè, in realtà nella dimensione parallela, vedete, Sabaku ha trovato una clava e uno scudo di legno, esatto. quindi potrebbero essere dimensioni effettivamente simultaneamente presenti. Del resto, chi ci dice che il Regno dei Non Morti non sia un'idea piuttosto che un posto? Però vabbè, vedremo. Allora. Vabbè, Giulio, sì, bravo. Vai forte. Questo è il primo backstab del gioco, veglia. E porta a casa. Sì. La nebbia va superata con cautela. Potrebbe esserci il demone. Non c'è. Ok. C'è. Però guarda, cominciamo c'è. Qui. No. 10 volte tanto Demon's Souls. Comincerai a vedere che in realtà, appunto, le mappe sono un universo 1-1, come il castello di Ico, come quello che troverai essere Lordran. Qui siamo sul lato superiore, ci affacciamo sulla piazza. E c'è una nebbia in alto, quindi ci ritroveremo ad andare in alto. Ah, ci ritroveremo a cadere sul demone, perché c'è la nebbia in alto. Quindi potremmo fargli del male cadendo. Questa è la porta di prima, noi con la nebbia cadiamo e lo uccidiamo in teoria. Spero con una one hit, perché quel coso faceva paura. In Dark Souls, in aggiunta a Demon's Souls, esiste il Plunging Attack. Quindi si può effettivamente colpirlo dall'alto. Ok. Sequel, sì. Ok. Piccola ascia a una mano, simile agli attrezzi da taglialegna, ma dal peso e dalla potenza ideali, nonché più maneggevole. Un colpo vuoto lascerà esposto chi la impugna, perciò valuta attentamente tempismo e distanza del nemico. Quindi è un'arma lenta, le armi hanno una velocità in questo gioco? Sì. Un po' come in realtà in Demons, sì. Ok. Esatto. Fatemela provare un attimo, ragazzi, non ho mai provato ovviamente l'ascia. Ce l'hai, è molto veloce. Che in realtà è veloce, esatto, non è tanto differente dal falcione. Cioè, mi ricorda molto il falcione. Esatto, no, è veloce. Però ecco, guarda, è successa una cosa importante. Sì. Premi R2. Ho finito la stamina? No. No, premilo in ecco, vedi, ti sbilancia se non colpisci. Ah, sì, giusto. Non me ne ero accorto. Giusto, corretto. Qui è morto qualcuno, ragazzi, con cautela, piano. Aspettate un attimo perché ho visto delle pozze. Torno indietro qua, balza indietro rotola. Qui c'è un'altra porta ancora. Da dove sono arrivato? Allora, abituati, io mi perdo. No, okay. Tranquillo, ma Dark Souls è normale, tra l'altro. Vabbè, ma io anche nei giochi dove non ci si perde. Leggi il messaggio. Parete illusoria avanti, qui? Niente. No. Benvenuto Dark Souls, comunque. È l'inizio. Ah, sta mentendo? Sì. Bugiardo avanti! È una mentira! Esatto. Mi hanno fatto mentiroso, bravo. E qui c'è un oggetto segreto. Si può buggare, ragazzi. Si può buggare, si può fare il buggo. Dai. Non si può fare il buggo. Tranquillo, dove si può fare il buggo te lo dico. Okay. Cioè, te lo dirò. Miglia, conosci a memoria anche il posto dove si può fare il buggo? Sì, tutti. Ok. Lo so tutti, sì. C'è un cavaliere morto, non so se si può raggiungere se no lo binocoliamo, eh. Sembra che non penso che si possa raggiungere. No, perché lo puoi notare, però lo puoi osservare, però cioè, guarda, vedi, c'è della luce dall'alto, ha un emblema, Michele. Ha un emblema di una casata. Memorizziamolo, ha un elmo in testa quel simbolo? Sembra un uomo con un elmo.
Io non ho il binocolo, però ti posso dire che effettivamente quello è uno scudo palesemente nobiliare sì. importante. Quindi E se potrebbe. guardi riesci a capire com'è possibile che non sia raggiungibile questo cavaliere, perché sembra essere evidentemente, vedi, Sepolto c'è... vivo. esatto, è caduto dall'alto. Sì. Potrebbe essere l'amico che ci ha aiutato, poverino. E Sembra non quella solo, l'armatura. un altro leap of logic, ossia, se lui ci ha aiutato lanciandoci un cadavere dal tetto Sì. e il demone si è fuggito e è caduto dall'alto, probabilmente lui si è preso una botta in faccia del Dal demone ed è demone. al tetto e l'ha buttato là Il dentro. demone sta cercando lui e in realtà ha trovato noi. E in noi troverà Lui la l'ha già trovato, morte. il Eh già. Allora, qui possiamo andare giù o su? Andrei prima giù. Esatto, perché se vai giù, se pensi alla mappa e al fatto che ci stavamo affacciando sul posto È dove... più che altro perché la nebbia abbiamo visto che è su. Ah, si può aprire, Esatto. si può aprire, si può aprire, raga. Ah, è il Sei posto qui. iniziale! Yeah. Ok, è uno shortcut però, non c'è di alcun aiuto se non per riposarci e riprendere quel barlume di vita tolto Esatto. dall'arciere di sto cazzo. Adesso riprendiamo lo shortcut, quindi, dato che immagino non servisse altro, perché abbiamo già esplorato quel luogo, abbiamo capito come raggiungere. Però qui mor sono morte due persone. Una pietra! Una pietra come quella di Boletaria. Io Di sangue è servita, attenzione. le guardo spessissimo. Dai, tira sta pietra. Eccola, eccola, eccola. No, mi ha preso lo stesso, ragazzi. Nonostante io sia stato guardingo, non sono stato saggio. E non sono stato molto, molto Aspetta, agile. ascolta. Sì? No, non ascoltarmi, continua a giocare. Ok. Ne parliamo. Ragazzi, devo fargli pagare questo affronto, quindi lo sfiderò ad un duello onorevole. Oh, attenzione! Vuoi cominciare a... ci sei? Molto vicino, molto vicino. Smart! Bravo! Bravo! Onorevole duello perso. Bella. Bravo, Onorevole. No, chiusa. bravo. Oh, è chiusa, cazzo! È chiusa. È chiusa. Onorevole due. È slitta! Ragazzi, è slittato tipo nell'altro mondo, Giovanni Rana. Ah, ma qui c'è un buco. Si può forse rompere? No. Qui stai per scoprire un altro grande livello di level design, comunque, vedrai. Però no, in effetti no. Torniamo indietro a cercare se magari si trova una chiave da qualche parte. Sì, assolutamente. Scusami un secondo, però volevo vedere. C'è una Esplora, esplora. statua? Dentro? C'è una statua, tipo? Ehi, In realtà Franco. c'è... No, è una delle colonne, è una delle pietre dell'arco del... Sembrava. Ah, no, Sembrava no, una perché vai oltre. statua di Sì. una donna, tipo. Sì, quella è dentro il mausoleo, Quindi la diciamo. religione è basata su una donna? Chissà. Ah, Guarda un po'. qui c'è un buco. No, c'è adesso un buco, è stato Ah, dalla rimasto. roccia, certo. Ma certo. Infatti, di level design, tu vai dritto, torni Ma indietro e scopri certo. che... Ma certo. Ok, c'è dell'acqua. Ah, e c'è il nostro cavaliere giusto che era rimasto intrappolato. Beh, parliamoci con lui. Ehi, giovane viandante. Sei vuoto. Come le anime di Demon's Souls, quindi. Certo. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen. And thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know. And I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus flask, an undead favorite. Fiaschetta Estus, me ne avevano parlato, sono le cure fisse di Dark Souls, vero? Grazie Arias per il quarto mese di sub. Quindi, piano, non sei vuoto? Non sei vuoto? Mi ha ricordato Demons, no? Non sei ancora impazzito, hai perso l'anima ma non sei ancora impazzito. Cioè, non sei vuoto vuol dire che abbiamo qualcosa dentro di noi. E però l'ho unito alla frase dopo, magari sbagliando, quindi non mi dite nulla.
magari puoi tenere la torcia accesa. Visto che abbiamo parlato di fuoco per gli ultimi 40 minuti, noi abbiamo una torcia dentro, abbiamo un fuoco dentro, quando non sei vuoto nel senso che sei senza il fuoco, è per questo che accendiamo il fuoco, perché c'è dentro di noi, cioè noi ardiamo. Mi viene in mente perché il fuoco ha creato la vita e la morte, no? Quindi il fuoco è l'arbitro che decide chi è vivo e chi è morto. Senza il fuoco, o meglio, senza la possibilità che il fuoco esista, non c'è né vita né morte, perché non ci può essere una differenza tra con e senza fuoco. Nel momento in cui il fuoco nasce, nasce il con e senza fuoco, quindi vita e morte. Lui ci ha detto: non sei ancora vuoto. Questo significa che peraltro si può percepire, anche se lungi da me sapere come cazzo abbia fatto, se non sì, con un istinto. Noi abbiamo l'aspetto di un non morto putrido e putrefatto, quindi sembreremmo vuoti, ma non lo siamo evidentemente. Esatto, non sei ancora vuoto. Oh, e... Ah, scusate, ho pigiato X, mannaggia. Ok. Non piso più X. Abbiamo raggiunto, ci dicono, 5.000 viewer nel complesso e passa. Bella lì, io sono stragasato, ragazzi. Veramente incredibile questo risultato, secondo me. Per un gameplay, per un contenuto di gaming su questa piattaforma, è veramente un risultato del quale sono soddisfatto. E dobbiamo essere soddisfatti entrambi. Che bello, sono contento. Sì. Comunque dicevo, poi ha parlato di un rifugio a nord. Ricordo bene? Di un rifugio a nord? Aspetta, mi è andata a mettere adesso l'acqua. Oh no. Sono vivo. Allora, sì. Ok. Quello che trovi. Ok. E ha detto che Stabaku sta diventando vuoto. e ha detto che lì conosceremo, suonando una campana, il destino dei non morti. Esatto. Lì conosceremo suonando una campana il destino dei non morti. Quindi esiste un destino. Quindi esiste un destino, ma ha senso perché lo abbiamo detto all'inizio del gioco. Aspettando che il mondo finisca, forse i non morti avranno un ruolo nell'accelerazione o nel rallentamento della fine di questo mondo. Perché altrimenti il destino, no? Cioè, il destino dei non morti è il ruolo. Secondo me è un sinonimo per ruolo. Qual è il ruolo dei non morti in questa apparentemente inevitabile fine del mondo? Questo è quello che mi viene in mente. La campana, sarebbe una campana magica in questo senso, no? Altrimenti che senso ha suona la campana? A meno che la campana non sia un marchingegno che, non lo so, fa partire una serie di eventi a catena che ci mostreranno un libro, una leggenda, un qualcosa. Come? Come il monumentale. Per quello pensavo proprio al monumentale, quindi qualcuno che ci racconta effettivamente che cosa dobbiamo fare. Comunque, ok. Poi ci ha dato la fiaschetta di Estes e poi ci ha dato anche la chiave Est del rifugio dei non morti. Ora devo dirti addio. Ecco, fai attenzione a quello che dice. Non voglio nuocerti dopo la mia morte, quindi significa che gli zombie in realtà sono letteralmente persone il cui fuoco è spento, parimenti a come in Demons le persone sono sostanzialmente, cioè impazziscono. Questo immagino, credo, significhi che ce ne dobbiamo andare via alla svelta o ammazzarlo. Ovviamente siamo Firenze, quindi lo ammazziamo. Ah, ammazza, ok. Quindi se lui dopo la morte ha detto che sarebbe diventato pericoloso, allontanati. No, io l'ho ucciso proprio. Lo so, è comunque morto. Ah, ok, pensavo così di evitare la morte sgretolandolo. Chissà. Allora forse non avrei dovuto. Ora, leggi assolutamente la Estus ed equipaggiatela. Sì. No, ragazzi, io vi motivo perché l'ho ucciso, ok? L'ho visto proprio polverizzarsi, gli è uscita fuori la sabbia, quindi continua a confermarsi la teoria secondo la quale quando si muore si diventa questa sorta di polvere che poi va a questa cenere sulla quale viene acceso il fuoco, perché avete visto, gli è proprio sgorgato non il sangue ma la cenere, però io ho pensato, se lo uccido io, nel mondo dei non morti muore due volte e quindi non rimane in questo posto, ma... visto che non è così, significa che anche un vivo può entrare in questo mondo? Boh, sì. Ok, intanto guardiamoci la fiaschetta e poi la chiave. È un oggetto consumabile, quindi è la prima. Ah, ok. Grazie mille delle sub, ragazzi, siamo a meno 14 dal subgol. I non morti bramano queste fiaschette verdi.
I non morti bramano queste fiaschette verdi. Sono fiaschette di fuoco, infatti, sembra, no? Sembra ci sia il fuoco dentro. Considera che questa è una di quelle informazioni... Ah, si riempie al falò, cazzo, lo dice dopo, sì. Che si sfugge a causa di tante ragioni. Però, ovvia che sia, io te la sottolineo, ok? So che la fiaschetta non sembra verde. Ma è la luce del fuoco dentro che la rende in questo colore, no? Esatto, sì, bravissimo. Sì. No, vabbè, mi sembrava abbastanza scontato, in realtà. C'è dentro una cazzo di fiammata. Sì, sì, no, ma il fatto che c'è una sorta di... Allora, mentre Dark Souls è concreto e ben scritto, Dark Souls 2 è un caos fan-made, praticamente un po' caotico. Ok. Che ha però delle basi che hanno ovviamente una loro autorialità e cuore, per quanto talvolta malposte o confuse. Ok. E c'è un proprio leap of faith di speculazione e affetto che si può fare, si fa attraverso una interpretazione di questo altro autore del nome di un personaggio che si può ricollegare alle fiaschette, in quanto questo personaggio di Dark Souls 2, molto importante, ma che poi in realtà ruolo non ama, okay, che è il Lito, è tratto dello smeraldo. Smeraldo come verde. Certo. Certo, esatto. E peraltro aggiungo, recupera vita, quindi vado a bere la fiaschetta. Mi sono guardato un attimo dietro, ho tolto la pausa, non perché non volessi ascoltarti, ma perché avevo paura che apparisse Giovanni Rana dietro di me. Detto questo, voglio curarmi perché sono a metà vita, sì. Non so dove sarà il prossimo falò. Dice che si ricarica al falò, quindi chiaramente al falò immagino riprenda i 5 utilizzi. Belle e ottime evoluzioni di game design dei Souls, la cura ricaricabile poca, sì, e modesta. Me ne avevamo parlato, quindi questa cosa già la sapevo. E detto questo, voglio aggiungere una cosa fondamentale, che magari fondamentale non è, ma tant'è. Bere la fiaschetta recupera punti vita. Sì. Non è una cosa da poco, è una sorta di conferma di quello che vi dicevo prima. Più c'è fuoco, più siamo vivi. Meno c'è fuoco, più siamo morti. Siamo pieni di fuoco, siamo vivi. Siamo senza fuoco, siamo vuoti. Siamo morti per sempre. E c'è la cenere quando tu muori, perché non c'è più il fuoco, e il fuoco lascia la cenere. Quindi letteralmente quando tu muori il fuoco si spegne e rimane quello che è arso dentro di te, i resti di te stesso consumato dalla vita. Premesso che in realtà la vita è un effetto del fuoco, almeno per come lo ha descritto l'introduzione. Quindi metto insieme queste cose, magari al solito, ragazzi, ve lo dico, prima, lo dico al pubblico, non mi dite, lo chiedo sempre a ogni run blind, non mi dite se ho ragione o se ho torto, non me lo dite, per favore. Ragazzi, ci sono io come spartiato, non preoccupatevi. Ok. Dire così tanto nel prologo è già molto prezioso, e infatti arriveremo a dire altro prima che finisca. Prosegui pure. Ok, no, benissimo, ho finito in realtà, perché si ricarica nel fuoco, quindi tendenzialmente il fuoco ha una... Sì, ok. Impugna l'arma... ok, come in Demons. Calcio? Ah, calcio, sì. Attacco in... questa è roba nuova. No, lo shield bash, diciamo, esiste anche in Demon's Souls, ma non farlo nel corridoio. Oh, ecco, l'attacco in salto invece è nuovo. L'attacco in salto è nuovo ed è preziosissimo. Non tanto nel combat system normale, ma in certe situazioni è preziosissimo. Aspettate, di salto, immagino. Per saltare. L'hai fatto prima, eh? Eh sì, ma non ho capito. Ok, insieme, come smash. No, esatto, sto cercando di capire la gestualità per non trovarmi a impararla davanti a un mostro. Mentre il salto è tener premuto cerchio per avanzare in corsa e poi ripremerlo. Esatto, se invece vuoi una meccanica un pochino più sana, nelle opzioni puoi mettere L3. Ok, che mi sembra un po' l'ideale, perché L3 non serve a niente altrimenti. Esatto. Allora, opzioni, no, impostazioni, comandi. Vai verso destra o sinistra, che dovresti trovare. So che è scomodissimo quello, eh. C'è il modo di passare da... Dove... aiuto. Come faccio ad andare su? Sinistra e destra col D-pad. Sopra. Vai prima sopra. Okay. E ora sinistra e destra. Ah, ok. Pensavo di... Ok, ci sono. Vai sul salto, in fondo, in quello centrale, e metti L3. Ok. Oh mio Dio, aiuto. Devo premere prima X. Sì. Ok, ce l'ho fatta. Ok, perfetto.
E quindi ora, mentre corro, perché non si può fare senza correre, giusto? Ok, perfetto, perfetto. E consuma un tick di stamina, ok, perfetto. Sì. Ce l'ho. C'è un loot, ragazzi, ma guardiamoci sempre indietro, è un po' la regola che ci ha insegnato Demons. Appena si entra in un posto ci si guarda indietro. Montagne in fiamma della piromanzia, attenzione. Fiamma della piromanzia credo che sia appunto propria del piromante. È un oggetto, Michele? È un equipaggiamento. E questa è una cosa che sfugge spesso. Infatti inizialmente da capire la piromanzia è molto tosta, poi ti manderò un piccolo video. Ok. Di, che io, in cui io ho fatto finta, io ho simulato tanti anni fa, 2014, ho simulato la mia prima partita a Dark Souls. Ok. Vieni, zi. Okay, bravo, 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 sfogati, sfogati. Oh, mi piace. Non ti avevo visto, ma distinto io metto sempre lo scudino. Oh, no, niente backstab qui. Qui qualcuno c'è morto, quindi è morto senza vedere il tizio delle frecce, ma qui c'è qualcosa, quindi andiamo prima qua e poi... Oh, un onorevole duello, signori. Un onorevole duello, lui è grosso. Lui è grosso, ha perso un'armatura. Non importa. Firenzo non ha paura. Vieni. Dai, Firenzo. Vieni, vieni, pezzo di palle, vieni. Vieni, vieni. Attento che fa male lui, eh. Ah, lui ha la mossa del cavaliere blu di Demons. La stessa mossa, sì. L'affondo. Però mi ha colpito. In un posto più congeniale, qui. Esatto, se no puoi provare ovviamente a utilizzare il tuo scudo e fargli un backstab. Bravo. Oh no, vabbè, è morto, è morto, è morto. No, via, 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 ritirata, ritirata, ritirata. No, si cura il bastardo. Non importa, non importa, si è esposto per sempre. Significa che è un non morto. Ha bevuto una Estus, no? Eh sì, ha bevuto la Estus anche lui, quindi non è morto, è in procinto di morire, ma ancora del fuoco, perché immagino che una volta spento il fuoco non possa essersi... E certo! Ecco perché il falò! Perché non si è spento! Non ho acceso il fuoco! L'ho mantenuto acceso, l'ho ravvivato. Esatto, hai mantenuto il fuoco. Ma non certo. Tu non puoi accendere il fuoco spento. Ma certo. No. Ma ora certo. C'è la mano della piromanzia. E infatti cos'è che scrive? Ravvivare. Ravvivare, ma certo, ma certo. Ok. Vai, equipaggiati della piromanzia. Ok, no, volevo quindi ho fatto tutto questo per no, vabbè, l'ho fatto per l'onore, non importa. Sì. Parete illusoria? No. Parete illusoria? No. Niente. Bello il suono. Bello l'eco. Vabbè. No, è proprio un equipaggiamento. È un equipaggiamento. Ok, ok, ok. Quindi vado nel secondo slot. Esatto. Fiamma della piromanzia. Ok. Ah, bella. Esatto. Leggila però. Ah, giusto. Ah, si può leggere. Sì, si può leggere. Tutto si può leggere. Tramite del fuoco usato dai piromanti della grande palude. Ok, tramite del fuoco usato dai piromanti della grande palude. Tramite del fuoco. Vabbè, ci arrivo. I piromanti alimentano questa fiamma per produrre varie arti del fuoco. Quindi esistono le arti del fuoco. Equipaggia la fiamma per usare la piromanzia. Armonizza. Come esistevano le arti delle anime, ragazzi, quindi non mi sorprende. Equipaggia la fiamma per usare la piromanzia. Armonizzabile nelle pergamene accanto ai falò. E spesso a utilizzi limitati. Infatti, c'era nel menu prima. Armonizza. Le magie o qualcosa del genere. Allora, tramite del fuoco, quindi letteralmente è come se il fuoco fosse l'energia dalla quale questo fuoco produce la magia. Mi spiego? Cioè, tramite del fuoco significa che è il catalizzatore della magia del fuoco. E hai in mano un catalizzatore come equipaggiamento. Yes, 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 assolutamente. Quindi i piromanti alimentano questa fiamma, esattamente come abbiamo detto adesso, si alimenta la fiamma per produrre varie arti del fuoco, quindi letteralmente se la fiamma è alimentata può produrre per i piromanti delle magie. In generale dalla vita a tutti e chissà, magari avrà, me lo aspetto, altri utilizzi questo fuoco. Una volta che magari hai dinanzi a te una sorta di vita eterna, cominci a studiare ciò che è dentro di te che prima non conoscevi esistesse, no? Ma certo, comunque in ogni caso io non lo voglio adesso. Adesso non sono confident. E questa porta, siamo molto in alto, potrebbe essere quella del demone grazie a Zio Laguna. Quindi non voglio nel caso fare cose brutte. Puoi utilizzare la fiamma della piromanzia Contro il demone? Fuori, no?
Non me la sento. Non me la sento. Firenze non è ancora così figa. Anzi, io mi bevo una pozza. E poi andiamo. Cosa cazzo? Sì, è qui dentro. È qui dentro, si è mosso. Si è mosso. Si è mosso il bastardo. Ok. Vado, dai. Vado. Vai, it's time. Ok, bella. Premo R1. Ok, sì. Oh merda, gli ho tolto metà vita. Cavo. Concentrati. La distanza, la distanza. La distanza, la distanza. Teniamo la distanza. Allora, questi con le armi grosse, in teoria gli devi andare addosso. Devi fare contro. Esatto. Quello che vorresti, che penseresti di non porco. Esatto. Vai che ci sei. Cosa fa? Ok, no, niente di che. Corriamo. Attacco in scivolata, bella. Cazzo! Ok, schivato. Grande, hai grazie a Demon's Souls recente hai un ottimo tempismo dei roll. Bravissimo. Sì. Attenzione, non sprechiamo troppa stamina. Che cazzo fa? Ok. Aue. Onda d'urta, non troppo. Grande, attento alla Aue. È tuo. Muori, bestia di Satana. Ah. Fottiti in culo. Grande. Il potere del Firenzo scorre nel tuo ano e ravviva la fiamma del tuo culo. Let's go. Umanità. Il pellegrino è umanità. Umanità. Quindi aveva la chiave del pellegrino, ma essendo questa un'area distrutta e chiaramente il tetto sfondato, questo demone non era certamente una prova da superare. Quindi per cui probabilmente ha ucciso qualcuno che aveva quella chiave con sé. E forse quel cadavere gli ha lasciato l'umanità. Eh sì. Quindi, esatto. Sembra un buco l'umanità in realtà. Sembra un foro, come il sigillo di cui parlavano all'inizio. Ora la guardiamo. Ora la guardiamo. Allora, un attimo solo, voglio dire una cosa. Abbiamo ucciso questo mostro, abbiamo la chiave, abbiamo l'umanità, ma a noi non è successo niente. Nulla. Non è come in Demons, esatto, è questo quello che volevo dire. E sì, per la lore interna, Firenze, come il nobile Nignyperk, insulta i boss quando li ha uccisi. E alla fine della prima puntata, che è appena finita, non del nostro streaming, ma dell'anime Firenze, le bizzarre avventure di Firenze, dietro esce una sorta di stand tipo Braford, ma è Nignyperk, ok? Quindi l'anima del Nignyperk è dentro di lui. Ed è per questo che sa rollare così bene, perché in realtà c'è l'anima del giocatore precedente. Momento super meta. Allora, detto questo, andrei a ravvivare il falò come prima cosa, ma non prima di aver letto l'umanità. Solo ti dirò di leggere anche un'altra cosa, vai pure. Allora, raro spiritello nero trovato sui cadaveri. Ok, quindi è uno spiritello letteralmente trovato sui cadaveri e come l'umanità gemella. Quindi la differenza tra l'umanità e l'umanità gemella è questo gemella. Che cosa vuol dire? Che è uguale a che cos'altro? Perché l'umanità è caratterizzata dall'essere trovata sui cadaveri. Adesso lo sappiamo, quindi sappiamo che l'umanità gemella non può essere caratterizzata dall'essere uno spirito nero trovato sui cadaveri, perché quella è l'umanità in generale. Perché gemella? Gemella di chi? È uguale a che cos'altro? Un gemello è qualcosa uguale a qualcos'altro. Quindi quell'umanità è gemella forse di questa che troviamo qui? Non lo so. Allora, su questa informazione mi prendo la briga di poter interagire con te in maniera più diretta. Prego. E Da cattedra, perché ne vale la pena affinché tu non possa perderti in cose effettivamente superflue. Intanto ragazzi, ringrazio anche io voi, state anche regalando subs, ma grandi Francesco, detto tra noi, Carol, grazie a tutti. Allora ascoltami, questo è qualcosa che ti potrà offrire parte di speculazione, ma anche negarti quello che sarebbe superfluo a livello tecnico. Okay. L'umanità gemella a livello di gameplay è un oggetto parallelo all'umanità che ha il semplice effetto di dartene un punteggio doppio, perché l'umanità è un valore che puoi aumentare accanto ai tuoi HP e lo puoi vedere accanto adesso a 0-0. Okay? Hai ragione. Umanità è un valore. Valore. Ci sono diversi modi di farlo aumentare, il più classico è usare questa sorta di spiritello, ok? L'umanità gemella è come se fosse doppia, come se fosse un'erba che ti cura di più, per farti capire, ok? Mm-hmm.
L'unica cosa che puoi effettivamente mantenere nel concetto di speculazione è che effettivamente queste umanità quindi possono attrarsi fra di loro. Mm-hmm. Cioè, se sono gemelle vuol dire che erano vicine al punto che puoi assorbirle entrambe. Quindi sono vicine l'una con l'altra. L'una con l'altra. Esatto, e si attraggono, sì. Nient'altro. Ok. Questo spiritello nero è chiamato umanità, ma si sa ben poco sulla sua vera natura e direi che il nostro obiettivo allora a questo punto è scoprirlo. Lo dicevo l'altro giorno, e questo è un discorso interessante sicuramente anche per i ragazzi che seguono Sabaku, perché so che entrambi i nostri pubblici sono insomma composti da persone che amano il videogioco in generale, che amano davvero il videogioco. Assolutamente. Quindi vi dico... per quanto riguarda il game design, l'ho già detto nella scorsa puntata, credo, di Omori, la prima domanda alla quale si dovrebbe rispondere quando si crea un videogioco è: che scopo ha il videogiocatore in questo mondo? Qual è il modo in cui questo media attivo può effettivamente risultare tale? Io l'ho appena trovato, scoprire che cos'è l'umanità. Scoprire che cos'è l'umanità per me è diventato un po' il thrill. Sulla sua natura si sa ben poco, qui i creatori del gioco... ti danno la fiamma, utilizzo un termine insomma specifico, perché ti danno la fiamma, ti dicono non si sa niente ma tu vuoi sapere, chiunque sia affamato di curiosità vuole sapere, quindi bella trovata quella di mettere subito un oggetto misterioso andando a inserire in bocca anche le didascalie del gioco la frase non si sa nulla, fantastico. Prego. C'è una cosa che ancora leggere e che hai nell'inventario perché fa parte del tuo essere, il segno oscuro. Ah, ok, adesso lo guardiamo, giusto? Se l'anima è la fonte di tutta la vita, qual è la distinzione con l'umanità che abbiamo dentro di noi? Allora, piano. Questa frase è contorta, okay. Ti do la mia interpretazione e poi tu aggiungi come al solito. L'anima è fonte di tutta la vita. In realtà questa frase mi confonde, o meglio, mi richiede di fare non tanto un'errata corrige, ma un approfondimento. Non è il fuoco la fonte di tutta la vita, il fuoco è la condizio sine qua non affinché la vita esista. Lo abbiamo detto prima, no? Con il fuoco viene la vita, ma anche la morte, quindi è giusto in realtà questo passaggio. Non è il fuoco la fonte della vita, il fuoco è ciò che permette alla sola vita di esistere, ma la fonte a quanto pare è l'anima, laddove la morte magari sarà regata ad altre cose. Qual è la distinzione con l'umanità che abbiamo dentro di noi? Questa solita affermazione implicita, quindi esiste un'umanità già dentro di noi che noi abbiamo perso perché abbiamo l'umanità zero, quindi qui secondo me anche le statistiche raccontano qualcosa. Esiste una distinzione precisa fra il fatto che sono entrambe umanità, ma c'è quella che si possiede all'interno di noi e quella che troviamo fuori. Che si ruba, questo. Che si prende da qualcuno qualcosa. Qual è la distinzione con l'umanità che abbiamo dentro di noi? Allora, ovviamente... Guarda. Punto numero uno, perdona, finisco perché almeno vado a sedimentare dentro il mio cervello alcuni concetti che altrimenti mi sfuggono. Quindi punto numero uno, si può diventare vuoti perdendo il fuoco, non perdendo l'umanità. L'umanità non caratterizza la nostra, il nostro essere vuoto, il vuoto è unicamente rappresentato dall'assenza di fuoco. Noi l'abbiamo persa, quindi morendo si perde l'umanità, non so se sempre, ma è probabile, perché al solito si può trovare sui cadaveri, ma potrebbe anche non essere, ce l'ha insegnato il character selection screen, in ogni caso a noi è andata male, l'abbiamo persa. E poi, qual è la distinzione con l'umanità che abbiamo dentro di noi? La distinzione potrebbe essere che magari c'è un'umanità cucita esattamente addosso a ognuno di noi, e nel senso che è unica, no? La nostra umanità è solo nostra, mentre quella degli altri, no, a me dà l'idea di essere una cosa strappata, cioè proprio sembra un vestito strappato questa umanità, non so perché questa icona mi ricorda, no? Un lembo di veste strappata, quindi quasi come se ci fosse un buco vagamente umanoide, sì. È vero, sì, sembra anche una testa. Quindi secondo me è qualcosa che ha la forma solo nostra, ok? L'umanità nostra è l'unica che si applica davvero a noi, le altre si adattano. Questa però ovviamente non è una congettura, ma è semplicemente un rumore di pancia mio. Esatto, tipo DNA, bravi ragazzi. Prego. Ti dico solo una cosa, perché non anche posso più d'una. Dirti altro. No, ragazzo, no. Tu devi ascoltare questa cosa soltanto e far capire alla passione che stai provando in questa serata, in questa gioia di giocare insieme, quanto Dark Souls è anche diverso da Demon Souls e contemporaneamente, non dico necessariamente per questo migliore, ma ascolta questo dettaglio. Non mi muovo. La descrizione dice: questo spiritello nero è chiamato umanità, ma si sa ben poco sulla sua vera natura, eccetera, eccetera, eccetera. Ora,
Non dirò altro. Tu non devi dire altro perché non è il momento. Però intanto il semino te lo metto dentro. Ossia, questo vitello nero è chiamato umanità. Questo significa non esattamente che debba essere umanità. Hai ragione. Hai ragione, è chiamato guarda umanità. È fatto bene, eh? È fatto bene, non dico altro. È puoi chiamato andare. Umanità significa che qualcuno è convinto che sia qualcuno umanità. Qualcuno è chiamato umanità, però il fatto è che questo spiritello, essendo la descrizione onnisciente, non c'è scritto questo spiritello è l'umanità. E no, non c'è scritto quello. E le parole sono importanti. Bella, bella. Insomma, intuizione che in realtà ovviamente deriva dalla tua esperienza, ma immagino certo, che magari anche tu l'abbia fatta a suo tempo. Sì, non certamente alla prima run. No, vabbè, ok. E comunque sì, ragazzi, ricordatevi che in questa Sabaku, in questa run Sabaku, grazie Comostro, mi ha chiesto prima di spogliarmi e poi dopo un'ora mi ha inseminato. Vorrei metterlo agli atti. Esatto. 21 iniziato. Iniziato perfetto. Così. Bene, a questo punto posso andare avanti e guardare il segno oscuro. Giusto? Sì. O devo fare. Perché c'è anche un altro oggetto ancora che è il cristallo nero separazione, ma magari lo guardiamo dopo? Non più di tanto. Okay. Perché quello è il gameplay. Il segno oscuro anche, ma no. E poi c'è la chiave. Il segno oscuro l'abbiamo visto nell'introduzione. Il segno che hanno alcuni morti. Non ha detto che l'hanno tutti, l'hanno alcuni. Il segno oscuro indica un non morto. Ah, ecco qua, maledetto. Maledetto. Coloro marchiati da esso ritorneranno in vita dopo. Ah, come la trappola del Nexus. Quindi noi siamo marchiati, infatti abbiamo visto anche la cauterizzazione. Coloro marchiati da esso ritorneranno in vita dopo essere morti, ma un giorno perderanno il senno e diventeranno essere vuoti. E attenzione, allora qui abbiamo in realtà una risposta molto importante, secondo me, alla domanda che ci siamo fatti circa 20 minuti fa. Sai che è molto facile giocare a Dark Souls e finirlo senza mai aprire questa descrizione? Davvero? Eh certo, perché è un oggetto che hai già nell'inventario, che non userai mai. Vabbè, sì, però noi la stiamo affrontando con un'altra forma mentis, quindi non ci sfuggirà nulla. Allora, il destino dei non morti è rappresentato da questa maledizione, amici miei. I non morti ritornano qui in vita e lui non potrebbe chiederci di andare al nord, al mausoleo, a suonare la campana se non perché appunto torniamo in vita. Infatti lui ci ha detto non sei ancora vuoto. Questo significa che la maledizione forse, almeno questo mi fa pensare, comporta sì il dover tornare in vita, l'essere costretti a tornare in vita di continuo, che poi giustificherà immagino a livello meta le nostre continue morti, ma è anche una protezione per il nostro fuoco. Difatti sembra anche un po' una fiammella, insomma, però comunque voi non la vedete, ma sembra proprio un cerchio di fuoco, qualcosa del genere. Un giorno perderanno il senno e diventeranno essere vuoti, conferma quello che dico, cioè comunque siamo destinati a fotterci, però un giorno, intanto torniamo, quindi il destino di... del non morto è quello di tornare un giorno, di ritornare alla carica e fare qualcosa nel mondo dei vivi o comunque in qualunque mondo si torni sostanzialmente dopo questa nostra non morte, perché in realtà forse è anche possibile che si rimanga fermi qui, non lo so, però il concetto è non andremo a sgretolarci nel nulla cosmico a fare da base per un falò. La morte attiva il segno oscuro, il quale riporta il suo portatore all'ultimo. Ecco, infatti, all'ultimo falò in cui è riposato. Quindi risponde alla domanda che mi ero fatto prima, ovvero sì, è la giustificazione della morte in game, ma al prezzo di tutta l'umanità. Quindi se non la spendo, la perdo? O se mi azzera l'umanità? Se tu usi il segno oscuro, perdi tutto tranne te stesso. Sì. Però, domanda, se io adesso uso questa umanità, la perdo per sempre se poi muoio? Beh, puoi recuperarla, come le anime in Demon's Souls. Ok, ma la mia domanda è, se non la uso e la mantengo nell'inventario, invece non la perdo, rimane nell'inventario anche dopo la morte, solo applicata a me stesso. Poi esiste un'altra meccanica che non ti devo dire adesso perché ti confonderebbe le idee, però sì, questo per ora è un consumable, è un consumabile, nel senso non puoi perderlo. Se tu la usi, a parte del tuo personaggio, diventa come le anime. Però la cosa strana è che non mi dice a cosa serve. Cioè, usato per ottenere un punto umanità, è volutamente tautologica, un punto forza usato per aumentare la forza, beh grazie al cazzo, ma che vuol dire?
Lo so, beh, diciamo che comunque Dark Souls sarà più comprensibile, ma non è meno criptico. E infatti, no, certo. Siamo in due. Vedrai che hai accesso a quello che ti permette di utilizzare l'umanità. Sei ancora nel prologo. Certo, certo, certo. Vabbè, quindi la lasciamo lì dov'è. Cristallo nero separazione, da sempre il simbolo di commiato. Il cristallo... Ah, simbolo non senza il. Simbolo di commiato. Il cristallo nero è garantito ai non morti banditi. Il cristallo rimanda i fantasmi alla propria casa. Quindi è un Hearthstone di gameplay, sostanzialmente. Se intendi instaurare relazioni solide, fai attenzione all'uso volubile di questo oggetto. L'unica cosa che perché mi... è online. Ok, ok. L'unica cosa però che mi fa... ti accerta il fatto che i non morti sono banditi. Ecco, il sì. Resto... sì. Sì, sì, esatto. Volevo dire questo, quindi a posto. Perfetto. Allora, bella lì. Abbiamo letto tutto. Se vuoi avere relazioni stabili, stai attento all'oggetto, perché se ti abbandoni le persone mentre giochi online, ti odiano. Nient'altro, certo, cioè. Certo, certo, assolutamente. Vorrei notare, probabilmente lo avrei sentito, che in realtà ci sono ancora i passi di un gigante qui da qualche parte. No, lì, non l'avevo sentito, sono sincero. Ascolta. Ok, sì. Pom pom, sì, li sento. Anche di questo ne riparleremo, perché è lo stesso demone che forse avrai adocchiato un pochino uscendo dalla cella, che era alla nostra destra dopo l'uscita con la chiave iniziale. Cioè c'è un altro demone qui in giro, solo che non è ancora raggiungibile. Però tempo al tempo. Demone... come si chiamava questo demone del... rifugio? Del rifugio. Sì. Del rifugio. E quindi c'è l'altro demone nell'altro rifugio? Settentrionale e meridionale? Beh, è qui, se ci pensi. I passi li senti qui. Ah, beh sì, effettivamente. Lo scopriremo. Lo scopriremo. Ok, allora ragazzi, dobbiamo tornare indietro, fuori dalla porta, o andare avanti? Ah no, andare avanti, c'è una porta. C'è la chiave del pellegrino, devi leggerla. Ah giusto, devo leggere la chiave del pellegrino. Ragazzi, è l'ultima mi sono cosa. Perso in... No, vai. È giusto, guarda che è una cosa che ogni tanto andrà fatta, eh. Certo. Chiave della porta interna della sala principale del rifugio dei non morti, grossa chiave appartenente a un pellegrino prescelto tra... Ah, sono pure un prescelto? No, l'ho trovata in realtà, non sono io il prescelto. Tuttavia questo non morto prescelto non sa cosa lo attende nel suo pellegrinaggio. Wow, questa chiave mi parla. O comunque parla. Già. Chiave della porta interna della sala. Va bene, ok. Grossa chiave appartenente a un pellegrino prescelto tra i non morti. Quindi c'è un pellegrino prescelto tra i non morti, che non sono io, che è stato ucciso dal demone probabilmente. Quindi il prescelto non ce l'ha fatta. E il pellegrino non sa cosa lo attende nel suo pellegrinaggio. È il narratore onnisciente che mi dà questa informazione? O è la chiave? Cioè... No, la descrizione è tutta onnisciente. Ok, onnisciente, ok. Allora apro la porta, ragazzi. Non stiamo cambiando mondo, in realtà. Sembra di entrare semplicemente in un posto un pochino più felice. Semplicemente più all'esterno. Sì, più verde. Dall'Undead Asylum. Io, ragazzi, andrò lento, non odiatemi, ma bisogna essere guardinghi. Lapidi in un mondo di non morti, fa ridere. Perché? Morti due volte, continua questa doppia morte? Perché lapidi, se siamo già... Lo stai per scoprire. Manca molto poco al tuo scoprirlo. Qui qualcuno non ce l'ha fatta per andare nel nido. Oh, no, solo tocca la macchia di sangue? Non è un loot? Fanculo. Ok, niente. Dovrebbe... Non ti parla la gracchina qua? Ah, a parte perché avevi lo scudo alzato. Ah, aspetta. Ma è quella di Demons? Esatto. E lo chica? No. Però sì. Prova ad allontanarti senza lo scudo alzato e tornaci. Camminaci piano piano. No, allontanati di un bel po'. Ah, ok. Esatto, un bel po' di più. Ecco, ora prova ad avvicinarti al nido. Dovrebbe parlarti. Ti ignora. Tsundere. Ragazzi, okay, nessuno vuole parlare con Firenzo. Aspetta, allontanati, torna un po' dove eri prima. Aspetta, ho strapaura di morire, ok. No, tranquillo, vai un po' indietro, ok, esci e rientra. Dal gioco? Sì, ok. Cioè, la partita, esatto, fai due destra, giù, esatto, perfetto. E poi continua tranquillamente. Quanto è bella quella cornacchia. Sì? Sì, mi piace troppo. E questo è originale.
Questo è diverso. Ok, prova a fare continua. E prova a tornarci senza, cioè, camminando normalmente. E provaci. Eccola, forse non la sento. Ah no, forse è la tua, non lo so. No, eccola, eccola. Sì, ok. Attento a quello che dice. Caldo. Ah, vuole il fuoco? Morbido. Caldo e morbido. Caldo e morbido. Per esempio, avvicinati di più al nido, esatto. Caldo e morbido. Il fuoco non puoi darglielo, ovviamente, a parte non di te. Non è morbido, tra l'altro. Però, come qualcosa di caldo e morbido, potresti provare, in effetti, non sapendone l'utilizzo, a darle la tua umanità, quella che hai trovato. Ok, non gliel'avrei mai data, ma lo seguo il maestro. Questa, ti spiego, questa è una cosa che ti forzo io perché, long story short, me lo concedo nel tuo e farti esplorare il gioco, in quanto ne troverai molto presto altra. Ok. Ora devi uscire dalla partita. Esco e rientro? È un po' old school, sì. Come, vabbè, come in Demons. Esatto. Esatto. Ok, quindi l'umanità è calda e morbida. Almeno esatto, agli occhi di questa cornacchia. Sì, sì, esatto. Ok. Va bene. Va bene. Un anello. Cosa mi dice? Vediamo. Ah no, vuole ancora, quindi potrebbe avere altri loot per noi. In teoria potremmo tornare. Esatto. Anello del sacrificio. Attenzione, lo leggiamo e poi vediamo cosa. Muori senza perdite, ma... Ah, una sola volta. Questo anello mistico è stato creato in un rito sacrificale in nome di Velka, la dea del peccato. Ecco. Niente, questa è una safeguard, è un fusibile. Ma aspetta. Ok, alla morte il portatore non perde nulla, ma aspetta. La dea del peccato, ok? La dea del peccato, La dea del peccato, quindi violare le regole del gioco è un peccato. Intendo come le regole della natura di questo mondo. Cioè, se tu muori, tu devi perdere l'umanità, tu devi perdere le anime. Esistono delle regole, esatto. E invece la dea del peccato, la dea del peccato non vuole seguire queste regole. O comunque il culto... No! Meglio. No! No! Ti sei messo l'anello e l'hai subito usato! Va bene, non preoccuparti, non succede niente. Non succede niente. Vabbè. Non succede niente. Abbiamo prova del 9, funziona così. Non hai perso nulla, hai visto? Bella lì, bella lì. Ragazzi, scusate, è perché ho premuto cerchio una volta di troppo. Siccome c'è il menu che appare dietro il... Ha fatto il backstep, sì. Il menu appare dietro il pip. Allora, non pensavo di averlo chiuso e ho ripremuto cerchio e ha fatto così. È perfetto, è canon. È canon, va bene, va bene. In realtà doveva succedere. Ha esplorato qualcosa di caldo e morbido, esatto. Firenze è come San Tommaso, deve vedere per credere. Va bene. Ok, altre lapidi. Sì. Altre lapidi. Lapidi. Ragazzi, ricordatevi che avremmo dovuto finire alle 23:40. Io direi un'altra ventina di minuti si fanno, che dici? Eh? Si fa quanto vuoi. Ok, un'altra ventina di minuti si fanno, dai, una ventina di minuti ci sta tutto. Dai, almeno. Si è lodato il sole. Va bene, so che è un meme, ma non so altro. Oh, sono fasato. Only in the ancient legends it is stated. Continua. Il mezzo di locomozione. Esatto, è quello che non ho detto prima. I lord dei quali sono stati cioè i lord che sono stati depredati delle anime. Lordran. Ok, però regno inteso come dimensione o come luogo? Perché lasciare il regno dei non morti, quindi noi siamo di nuovo nel regno dei vivi adesso, o cosa? È il contrario, eravamo nel regno dei vivi, per questo banditi e il corvo ci ha portato a Lordran. Giusto. Ora siamo a Lordran. Prima non eravamo a Lordran, ecco perché. Certo. C'era un rifugio. Ma certo, il rifugio dei non morti nel mondo dei vivi, perché noi siamo banditi dal mondo dei non morti.
A meglio, no, noi siamo stati banditi dal mondo dei vivi e rinchiusi nelle prigioni ai quattro angoli cardinali del mondo. Sì. Nord, est e ovest. Sì, sì, noi sì. Noi come protagonisti eravamo nel settentrione, però... Giusto. Ora ci siamo liberati grazie al Cavaliere di Astora, il quale Oscar ci ha dato la possibilità, secondo lui, di adempiere al nostro destino, che lui stesso ha cercato di inseguire fallendo, e in effetti questa entità ci ha portato all'Ordran, forse perché prescelti. O forse no, perché in realtà ci trovavamo solo al posto giusto, nel momento giusto, con la chiave giusta. Bravo, ma vedo che sai gestirmi, bravo. In Lordran aumenta di livello e ravviva la fiamma al falò, quindi significa anche che consumare le anime è possibile solo a Lordran, perché abbiamo già trovato un falò, ma non si potevano consumare di là. Esattamente. Quindi questo, te lo ripeto ancora una volta perché voglio aver capito bene, questo è il mondo dei morti. Allora, questa è una cosa che si espanderà un po' nel corso della storia e così via, però sì, la risposta comunque per te e per noi adesso è sì. Ok, perfetto. È il mondo dei non morti. PogChamp. Allora, subito direi guardarci intorno. Dei nemici, andremo da loro dopo. Li avete qui visti? C'è molto da guardarci intorno, anche perché... 1, 2, 3, 4. Semplice. Te la metto in maniera molto spontanea. Ti ricordi il Nexus, in cui avevi le arcipietre per poterti spostare? Sì. Questo non esiste qui. Qui hai un hub centrale. Me lo aveva detto Francesco, sì. Santuario del legame del fuoco, nome non proprio casuale, in cui hai dinanzi a te una ragnatela di scelte. Si schiuderà attorno a me. Allora, io noto lì 1, 2, 3, 4 cavalieri e un lot. Questo... No, basta fare questi passetti, mi porteranno alla rovina. Depreda cadavere, un'altra... 3 umanità! E si accumulano, si accumulano le umani. Perché 3 però? 3 perché le aveva rubate a qualcun altro? Troveremo... questa esatta, è un'altra informazione importante che tra l'altro mi fa impazzire tu abbia notato. Quindi un non morto può avere più umanità su di sé. Certo. E magari ci racconterà qualcosa o qualcuno la sua storia, perché è vicino a un pozzo, ha cercato di raggiungerlo ma è morto prima, con 3 umanità addosso. Chissà da cosa scappava. Già. Avanza di livello, assolutamente. Avanziamo di livello. E subito. Allora, io, come ti ho detto già in prima dello stream, voglio una build forza. Ma le parole del maestro non si dimenticano. E cosa mi ha detto il mio maestro durante Demon Souls, in una fugace chiamata su Discord? Prima la vitalità. E quindi prima la vitalità. Un paio di punticini. Allora, ascoltami. Non hai ancora abbastanza anime, quindi ne riparleremo. Però per ora stai andando alla grande. Sì, per ora fai pure questo. Io farei 2 punti vitalità e 1 punto forza, sei d'accordo? Fammi vedere. Sì, certo, è perfetto. Dai. Perfection. PogChamp. Let's go. Ok. Aspetta, non hai livellato, no? Come? Hai ancora le anime. Hai livellato. No, come no? Ne ho 286 adesso. Ah, ok, scusa, lo scrivo piccolissimo. No, tranquillo. E mi si è anche... avete visto? Si è proprio ravvivato il fuoco dentro di me. È uscita fuori una fiamma. Quindi, in realtà, livellare è come se fosse la benzina. L'anima è la benzina del fuoco. Vi torna come discorso. Ti introdurrò delle meccaniche che ovviamente ti puoi immaginare quanto ci facevano sbattere la testa all'inizio. Piano piano, ma subito. Per prima cosa, però, parla pure col signor Otto. Assolutamente, la prima cosa che volevo fare, ma non prima di rompere questo vaso. Ok, posso. Preparati, perché i dialoghi in Demon's Souls sono belli. È importante. Oh, guarda come esplora. Però no, strada. Voglio andare dai nemici. La prima cosa è liberare quella zona lì. Per me, nella mia testa. Beh sì, lo sono. Come un altro? Ma sono un prescelto. Since you're here, let me help you out. There are actually 2 bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below. Two rings at the base of Blight. Quindi lì. Ring them both,
and something happened. Brilliant, right? Ok, quindi una su. Le sento le campane. Ora ti consiglio ovviamente di parlarci ancora, ma prima di questo tu hai sentito una campana che non era contestuale, è un evento reale, un giocatore ha appena suonato una campana nel suo server. Ah, ma tu pensa, ok, non lo sapevo, pensavo fosse dovuta alla narrazione. Però perdonami, intanto possiamo riparlarci o ha finito i dialoghi? Sì. Ha finito o ancora? No, io pure. Che utilità dovrebbe essere divenire vuoto? Cioè, ok, non ho più il fuoco dentro di me, non devo più preoccuparmi. Letteralmente faccio come il re di Demons. Mi lascio andare a me stesso, però. Si chiama Crestfallen Warrior. Beh, sì. E non è una persona che vuole combattere, no. Mettiamola così. Collected bit by bit from corpses. Or you can butter up a cleric and get yourself summoned. And the quickest way, although I never do it, is to kill a healthy undead and pillage its humanity. Coveting thy neighbor is only human, after all. Ok, quindi ora un attimo mi fermo perché ha detto davvero tante cose e voglio un attimo solidificarle nella mia testa. Punto numero uno, sei un non morto? Va bene, ok, siamo nel mondo dei morti, ci sta che ci siano altri non morti. Però lui ha fatto riferimento al rifugio, facevi meglio a rimanere nel rifugio, è strano. Sì. Avevo vissuto prima il corvo che mi prende come un evento unico. Ah, la leggenda narrava di un prescelto, di una persona esatto. Alla quale è stato dato il permesso di andare via. Poi arriva lui e banalizza la nostra azione con ma tanto potevano farlo tutti. E quindi mi sento... qualcuno mi sta prendendo in giro. Non so chi, ma qualcuno mi sta prendendo in giro. E punto numero due, umanità. Ha parlato di adulare un chierico per farmi invocare. Quindi i chierici hanno la possibilità di donare l'umanità. Ho capito bene? In pratica, anche qui esiste una meccanica attraverso la quale, aiutando il prossimo, ottieni umanità. Mm-hmm. Come in Souls la forma umana. Sì. Ok. E quindi di conseguenza, cioè non so se lo devo interpretare come un mezzo di gameplay. Gameplay. Ok. È molto gameplay. E ovviamente vado alla teoria successiva e chiudo, perché poi insomma lui fa solo una battuta sull'erba e il vicino, che è sempre più verde. Come disse qualcuno, non mi ricordo, in TV di recente, è sempre più buona. Non è che sia canonico in questo caso, cioè non è che è canonico il multiverso? Cioè, non è che è Sabaku l'altro? Allora, la risposta non puoi averla, però è contemporaneamente sì e no. Te la metto semplice. Okay. Non è semplice, ma è sì e no. Ok, perché per me l'altra persona è Sabaku, per esempio, no? Anche Sabaku è fuori, sì. Quindi non sono speciale. Lui è come me, io sono come lui. Chissà, magari è davvero così o magari... ce ne sono altri prima di me e la chiave del pellegrino è una sorta di fardello ciclico che finisce in mano a qualcuno, quindi un'avventura che non finisce mai. Sono tante le interpretazioni che possiamo dare, però mi sembra una di quelle frasi che poi arrivi in fondo al gioco e fai cazzo, ma certo, ecco perché ne ha visti altri, no? È tosta, sì, esatto. Bene, e ancora parlare? Ok, sì, cos'hai da guardare? Niente idea. Sì, vado a fanculo. Ah, basta. Perché ti ha appena detto uccidi per l'umanità e lui dice no, aspetta. Aspetta, però mi ha detto ascolta attentamente adesso. Ma il montacarichi è rotto, ok. Va bene. Me l'ha detto sotto, quindi sotto queste scale in teoria. No, la peste lasciamola perdere, ragazzi, andiamo su. Sono d'accordo, zio.
Possiamo andare, maestro, o vogliamo parlare ancora con questo giovane individuo? Allora, vediamo. Lui... sì, ora ha finito. Ok, sì, fai troppe domande. Bella lì. Allora, una cosa che puoi fare intanto, oltre ovviamente a declinare giustamente di andare alla città infame. Tra l'altro lui dice, morirei di nuovo pur di andarci. Allora, sì. aspetta, torna al fuoco. Faccio fare una cosa che ti permetta perlomeno un pochino di iniziare a capire le meccaniche. Usa la tua umanità. Usa un'umanità. Ush, ok. Usala pure. Sì. Ecco qua. Ora avrai notato, no? Sì, c'ho un 1 accanto. Siediti al fuoco. Torna umano. Torna umano? Mi aumenta la vita? Tu puoi ravvivare la fiamma e tornare umano. Sono due cose che puoi fare con l'umanità. Ah, ok. Ravviva la fiamma o torna umano. E ovviamente, essendo in blind, non dovrei sapere la differenza. Non dovresti sapere la differenza, infatti le faremo entrambe. Torno umano. Torno umano, va bene. Ecco qua. Ora sei in forma umana. È diventato bianco il numero delle umanità. Sì, è diventato bianco. Perché ora, nel caso tu morissi, torneresti, tra virgolette, non morto, e se recuperassi le tue anime, non torneresti umano. Torneresti allo 00 grigio. Ok, giusto. Questa è un'umanità che adesso hai su di te finché sei in vita. Certo. Questa forma... che vantaggio ha? È un... solo per l'online. Ah. Ok, e ti permette di ravvivare la fiamma. Ma anche di essere invaso, immagino, vero? Anche di essere invaso. Ora, piccola cosa che ti dico, completamente hardcore, che non fa parte di una... cazzo di descrizione, dialogo o santa spiegazione del gioco, ma che è super importante se vuoi fare le cose per bene. Ok. È che più umanità hai indosso, fino a un hard cap circa di 30, aumenta sia la difesa che il drop rate. Sia la difesa che il drop rate. Diamine. Buono il drop rate aumentato. Esatto, quindi uno deve essere un po' folle e coraggioso, ma se usi l'umanità, questo non ha a che fare con l'essere umano, è il numero. Ok, ok. Quindi devi anche essere non morto con 99 umanità per avere il massimo certo, di bonus. Certo, chiaro. Però, te l'ho detto, nel drop rate il massimo è circa 30. 10 è un certo anello e così via. Ma la difesa aumenta fino anche a 50 e così via, ma sempre in quindi letteralmente più sopravvivo più il gioco mi premia. Esattamente, esatto, sì. Ok. Esatto. Bello, non c'è in Demons. Prova a cliccare ravviva la fiamma. Non possiedo alcuna umanità, quindi la devo un'altra volta consumare? Prova a usare l'umanità. Perfetto. Ora ripeti l'azione. Non puoi ravvivare senza la fiamma. Senza il rito segreto. Segreto. Non lo conosco ancora. Esiste un rito segreto. Ma non lo conosco. Non lo conosce questo rito. Evidentemente è qualcosa di sconosciuto agli uomini. No? Sembra esserlo perlomeno per quanto riguarda il mondo dei vivi. Tuttavia c'è un motivo anche di gameplay per cui questo accade, che invece ti permetterà, è una cosa molto semplice, sembra complicata ma è semplice, di ravvivare tutti gli altri falò. Questo è un falò speciale, lo capirai presto in futuro perché... Però guarda, hai visto che seduto hai 10 infatti, ne ho 11, ne ho 11. Sì, perché te ne hai aggiunte nonostante tu ne avessi prima un po'. Allora, questo falò ricarica 10 Estus. Ah, ok. Quindi ci sono falò che hanno più fuoco di altri. Ci sono falò che sono già stati ravvivati. Probabilmente ma certo. Qualcuno che conosceva il rito segreto è passato di qui. Oppure... non te lo posso dire. Quindi ravvivare la fiamma in termini di gameplay aumenta. Esattamente. Ed è infinito il ravvivare la fiamma. Cioè, una volta che ho ravvivato una fiamma, rimane ravvivata per sempre? E anche nei successivi New Game Plus. Bella storia. Quindi ottimo. Sì. Dobbiamo puntare a ravvivarle appena imparato il rito segreto. Ok, per ora basta. Ok. Fantastico. Allora. Facciamo dell'osservazione rapida della location. Questo, la cosa migliore che possiamo fare è ora esplorare quest'area intorno senza raggiungere nessuna mappa e chiudere il primo episodio. Hai ragione. Esplora.
Allora, qui abbiamo una sorta di una sorta. Ehi, sì. Ehi, ragazzo. Sei tu che mi hai portato qui. Sì. È lui. Che simpatico ragazzo. E di sopra c'è anche un altro falò. È un falò, no, quello. È una scritta dei giocatori. Ah, è una scritta. Diamine. Però ricordiamoci che ci troviamo a Firelink Shrine. Tutto questo era un tempo un santuario non distrutto. Ed ecco di nuovo una figura femminile con un bimbo in braccio. Ymir vibes, ragazzi. Sì, esatto. Sento la colonna sonora di Attack on Titan, la fine dell'ultima stagione. Esatto. Allora, un bimbo in fasce e una Madonna, sembrerebbe, ragazzi. Sì. Nella natura. Muschiosa, quindi è una effigie piuttosto malandata, vecchia. Non viene worshippata da un po', amici miei. Il mio lato investigativo mi dice che questa... Chiunque worshipasse, chiunque venerasse questa icona da lungo tempo o non lo fa più. O comunque non si cura più. Come? È completamente abbandonato. È abbandonato, esatto. È un tempio che non... è una parete segreta questa, è un colore diverso. Dai, sì, è una parete segreta. Vaffanculo. Ok, non è una parete segreta. Questa sì. Vaffanculo. Ora faccio un piccolo trivia chiccoso. Perché, come avrai notato, c'è uno scrigno aperto qui. È vero. Lo vedi? Sì, l'avevo visto in realtà, però... Ho detto prima... Sono scrigni. Questo è aperto. E molto spesso i giocatori finiscono il gioco anche più volte senza mai sapere perché. Ah. Questo è in realtà uno strumento di intelligente fusibile e safeguard di sviluppo. Okay. Qualora qualunque motivo fosse anche un bug, tu dovessi perdere un oggetto chiave per errore, riapparirà qui. Ah, che carina come cosa. Sì. Mi piace pensare. Esatto. Mi piace pensare che sia la guardia di questa donna. Esatto, ma infatti è quello il gioco, esatto. La benedizione di questa donna. E io sono il bambino in fasce, coccolato e protetto. Allora, vasi. Esatto, però rotti. Tutto perso un po' d'acqua. Rotti. Gira liberamente. Sì. Io controllo tutto, ragazzi. Faccio il controllo, il check proprio. Faccio del people rating qui in giro. Ah, non avere nessuna paura di buttarti da qualche scalino e così via. Perché questo è molto. Bomba incendiaria, let's go, ragazzi. Let's go, pugheroni. Yeah. È tutto in rovina, ragazzi. È tutto muschioso. È tutto Regigigas. Oh, salve, giovane viandante. Menù dei gesti. Ush. Come si attiva? Oh, ecco qua. Indica in basso. Questo è il mio pipo. È grosso. Ok, perfetto. Cosa mi dice? Grasso. Ma dai, ma cosa grasso avanti? Ma che vuol dire? Che è grasso. Ok. È un leale chierico. Petrus di Thorolund. Ecco, visto? Già citata Thorolund. Sì. Preferisco mantenere le distanze, ha detto. Prima di parlarci di nuovo, ti posso finalmente aggiungere quel dettaglio. Le aree che hai letto nelle descrizioni dei vari volti, non tutte verranno sempre nominate. In realtà vengono tutte nominate tranne una. Mm-hmm. Però sono dei punti di riferimento del mondo degli uomini, di quando vedi un NPC che ti dice vengo da lì. Fai, ah, ok, da là. Certo, quindi non è un luogo che esploreremo, sono location di provenienza dal mondo dei vivi, giusto? Sì, esatto. E allora studiamoci, ragazzi, con il binocolo, il logo, così che potremo riconoscere altri abitanti di Thorolund dalla lontananza. Hanno il simbolo di un drago, direi, con una spada o una gorgone, non si capisce bene. Però sembra comunque una figura alata, quindi sì. Con una spada, sì, un gargoyle, non so, è difficile distinguerlo da qua. Vediamo se riesco a avvicinarmi, non devo premere cerchio, Dio, vai. non mi aiutano i pixel, ragazzi, il remake di Dark Souls, please. Master. Un drago, direi. Secondo me è un drago su una spada. Diciamo che quello che più lo contraddistingue è questa armatura da chierico, diciamo. Sì, assolutamente.
qui c'è un po' di cut content, ma non importa. Continua a parlarci, lui ti ha chiesto di allontanarti, ma perché dargli soddisfazione? Hai ragione. I realize that I have requested that we retain our distance, but I also want you to know that it is not meant in ill will. Ok. Take this as a token. E quindi come mai vuole che io mi allontani? Qual è il problema? It's for you. Ecco, questa è una cosa che... beh, carattere, gli dai fastidio. Ah, ok. Dopo ti guardiamo la moneta, eh? Ti sta cercando di corrompere per mandarti via. I have to await my companions here anyway. So what if I were to teach you some miracles? Would that please you? Ma sì, certo, va bene. Very well. Then first, a covenant with the gods. Va bene. Abbiamo fatto un trofeo. Abbandonare l'attuale patto e unirti a questo, quindi possiamo entrare nella sua gilda? Esatto, esistono le Covenant in Dark Souls, fallo okay. Pure. Grazie. Patto stabilito. Ora, let me share my miracles. Only their ultimate effectiveness will be determined by your efforts okay. And your faith. Quindi acquista posso anche acquistare degli oggetti da lui, ma non mi interessa. Apprendi gesti, scrollata di spalle. Sì. Bella, grazie, è fondamentale la scrollata di spalle. Posso parlarci, direi che è quello che farò, perché stringipatto l'ho già stretto. Grazie. Continua del ride. Esatto. Queste sono informazioni importanti. Mm. Attenzione, quindi c'è una donna che devono proteggere, ho capito bene? Bravissimo. An undead mission? Regrettably, I cannot share that. Infatti la domanda. You are my pupil. Perhaps if you show your faith. Del leale chierico. Come ti chiede anime per parlarti della loro missione? No, lo faremo. Non adesso perché non le abbiamo, ma lo faremo. No. Le loro missioni sono sacre, quindi non vuole parlarne se non sotto pagamento. Bastardo. Parla solo a pago. Ma avremo le informazioni in un modo o nell'altro. Un buco nero qui. Entriamo. C'è qualcuno? Che gode. Sì, quello ero io. Ah, ok. No! Ah, ok. Pensavo, pensavo di essere morto. Esatto. Continua a esplorare. Guarda un po'. Okay. Level design. Bella esatto. Lì. Apriamo le cassotte, ragazzi. Osso del ritorno. Cosa sei e cosa fa? Non ho visto neanche la moneda. Torna all'ultimo falò. Ah, buono. I falò sono alimentati dalle ossa dei non morti. Oh, buono. In rari casi, il forte desiderio del precedente padrone di cercare dei falò incanta le loro ossa con un istinto di ritorno a casa. Ah, tu pensa, quindi praticamente il tizio che è morto sostanzialmente alla ricerca del falò ci riporta all'ultimo falò. Ok, bella. E abbiamo la conferma di quello che dicevamo, sono effettivamente ossa incenerite, cenere sostanzialmente, no? Esatto. Forte sì, del precedente padrone, ci sta. Moneta di rame, moneta del vecchio McLoif. Moneta di rame che reca inciso il vecchio McLoif, dio della medicina e del bere. Non sembra proprio un nome da divinità, ma va bene. Anche le monete più preziose del mondo degli uomini hanno ben poco valore a Lordran, giustamente, dove gli scambi avvengono utilizzando le anime. Vengono custodite da chi sogna di tornare un giorno al mondo esterno. Quindi, sogna vuol dire che non c'è un modo o che è molto difficile, una delle due cose, no? Perché si può sognare di tornare o se è molto difficile o se non è letteralmente possibile, ma si sogna che qualcosa di impossibile diventi effettivamente possibile. Ok, prossimo oggetto. Devo ricordarmi di chiudere l'inventario. Sì, tranquillo. Mazza chiodata e talismana Holy Cannoli. Mazza chiodata, scusate, fatemela provare. No, la togliamo prima di subito, è lenta in culo. Però la leggiamo. Vediamo un po'. Scala forza C.
Martello con una punta affilata sul pomo, una delle armi da chierico più barbariche. Questo particolare martello infligge danni da affondo e causa sanguinamento. Quindi ecco perché è lenta, perché mette il dot del sanguinamento. Aveva effettivamente anche il chierico quest'arma, quindi i chierici sono molto punitivi, il che mi permette di unire due puntini che magari non sono da unire, ma lo faccio lo stesso. Ovvero, abbiamo visto nella character selection che la divinità, cioè che la religione è particolarmente rigorosa, infatti esistono eresie, eretici e puniti segregati nelle paludi. Anche i chierici sembrano particolarmente violenti, cioè hanno le mazze chiodate, quindi siamo davanti a una religione non solo particolarmente rigida, ma anche con degli emissari umani punitivi. Questi pezzi di merda ti torturano probabilmente se non fai il bravo, perché è una delle armi, una delle, ragazzi, non l'arma, una delle, ne hanno tante. Tensione. Ma no, accetta. E poi let's go, apriamo quest'altra casa, globo incrinato. Occhio rosso, che cazzo è sta roba? Maestro, invadi un altro mondo. Però siamo troppo deboli, Ma non possiamo invadere insieme, vero? No, non possiamo. Purtroppo non possiamo. Altrimenti... Sarebbe stato incredibile, avremmo razziato villaggi e rubato le loro ricchezze. Gli esseri vuoti non possono usare questo oggetto, quindi... Aspetta, sono confuso. Vuoti nel senso di umanità? O vuoti? Sì. Ah, ok. Perché sappiamo che noi non siamo vuoti anche senza umanità, perché prima eravamo a zero umanità, ma non eravamo vuoti. Sconfiggi il signore del mondo che ha invaso per acquisire umanità. Ah, ok, quindi invece qui di fottergli, cioè di prenderti il corpo, qui vai a acquisire umanità. Il globo inclinato all'occhio rosso permette ai giocatori di imitare temporaneamente questa abilità, normalmente limitata agli spettri oscuri di Cathy. Spettri oscuri di Cat. Non conosciamo. Per ora sono soltanto nomi. Però lo spettro oscuro, che è l'equivalente qui molto più importante dei Black Phantom, The Black Phantom. Souls, è qualcosa che esiste. È qualcosa che esiste. Quindi in realtà ci sono degli esseri che in maniera naturale nascono o comunque si evolvono per invadere altri mondi, indipendentemente dagli oggetti che hanno. Lo possono fare per natura, è il loro potere. Spettri oscuri di Cathy, potrebbe essere che ti perri assolutamente, ma scherzi a parte, potrebbe essere sia una strega che una città. Grazie a poche albi, cioè letteralmente spettri oscuri di Cathy potrebbe essere gli spettri oscuri della strega Cathy, come potrebbe essere del posto Cathy. Quindi... Giusto per darti la soddisfazione di essere corretto, perché ovviamente non puoi saperlo, si scoprirà, farò in modo che tu lo scopra in qualche modo, la pronuncia corretta è Cath. Cath, ok, grazie. Figurati. Sì, giusto. Sì, ragazzi, ho immaginato una strega, ma ovviamente mi correggono in chat. Aggiungono in chat. Potrebbe essere anche un'altra entità, assolutamente. Ho detto strega perché ho pensato a quello che c'era nella character selection. Ma certo, potrebbe essere qualsiasi strega, cosa, un demone. Sono una correlazione coerente. Qui c'era uno scrigno segreto. Talismano di Lloyd. Ah, c'era un altro talismano che dovevo leggere, ragazzi. Me ne sono addimenticato. Tranquillo, sto tenendo tutto a mente. Bravo. In caso. Senza di te sarei perso per sempre. Allora, dove vado? Negli anelli per i talismani? Dove vado? Sì, è un equipaggiamento. Ah, è qui. Un equipaggiamento. Era prima, sì. No, è un equipaggiamento non di armatura, di arma. Ah, non ho la chiave universale. Dove cazzo vado? No. Ah sì, qui c'è un talismano, ok, aspetta, sì, eccolo, allora quello. L'altro non è qui. Mentre il talismano di Lloyd è un consumabile. Ah, ok. Tramite per lanciare i miracoli degli dèi, ok, talismano comunemente assegnato ai credenti, va bene, perdonatemi, non comunemente. Equipaggio il talismano per lanciare i miracoli armonizzabili dalle pergamene accanto ai falò e spesso utilizzi i limitati, ok, chiarissimo. Questo è semplicemente una spiegazione dell'oggetto. Ora, e Lloyd... Vai, leggi, giusto, sì. Impedisce il recupero di Estus in un'area. Che cazzo di utilità? Talismano utilizzato dai chierici, esatto, cavalieri. È una roba incomprensibile per molte ore, fondamentalmente, finché non ti smalizzi un po'. Ok. È per il PvP. Ok. Impedisce a chi viene invaso o ti invade di curarsi. Ok. Talismano utilizzato dai chierici, cavalieri di Lloyd per dare la caccia ai non morti. Blocca il recupero dell'Estus in un'area. Nel mondo eterno i non morti sono creature maledette, lo sappiamo. I chierici, i cavalieri di Lloyd vengono sempre McLloyd, quindi
vengono lodati perché danno loro la caccia, grandissimi, anche se qui sono in missione protettiva. Questo talismano benedetto blocca la guarigione dei non morti, permettendo ai cavalieri di combatterli con efficacia. Quindi sì, mi ha spiegato quello che ha appena detto esatto. Michele. E effettivamente ci potevo arrivare, perché un non morto si è già curato davanti a me. Ah, a proposito, ti dico una piccola chicca di game design super nascosta. Game design è proprio una cosa parametrica nascostissima. Se quando uccidi un avversario gli fai molti più danni dei suoi HP massimi, quando muore ti danno il 25% in più di anima. Ah, ma tu pensa. Sì, quando sconfiggi con un backstab, per esempio, ottieni più anima. Bella. Ho letto, ragazzi, non è McLoy, mi sono confuso, ragazzi, pensavo fosse la stessa cosa. Sì, sì, no, è un'altra, cosa è un'altra, quello, questo... un nome semi-randomico influente. La moneta È qualcosa di... Quindi puoi cercare di combatterli o utilizzare le scale per salire e fuggire a gambe levatissime. Si combattono ovviamente. Ok, sappi che lo scheletro è per definizione resistente al danno tagliente, quindi l'accetta, gli fa un gaz. Oh no! Mi parlavi di strade sbagliate, giusto? Chissà. Ora, in realtà, l'unica cosa che hai perso, e che è naturale perdere dinanzi alla prima volta che si finisce dinanzi a quel cimitero, è solo la Humanity bianca. Il resto puoi tranquillamente recuperarla e prendere a mente, tenere a cuore che in quel cimitero effettivamente sembra esserci una strada un po' pericolosa. Ma qui anima di non morto perduto, non c'ero andato. Aspettate, devo tornare però lì, non posso chiudere questa puntata con l'unica. No, ma puoi farlo anche tramite un'altra strada, ma va bene fare questa, okay. Giustamente, quella che hai memorizzato. Esatto. Ush, baby. Allora, vinco io. Vanno pullati uno alla volta, spero si possa fare, perché non ero pronto. Loro sono... Se vuoi, prova a utilizzare la mazza. Hai trovato una mazza chiodata. Gli farei sicuramente... Oh no, ti hanno visto. Allora, è normale che ti abbiano visto, scherzo, però... Non puoi cambiare l'equipaggiamento. Ok, qui sono morto. Bella lì. Dobbiamo trovare un luogo più congeniale al nostro scontro onorevole contro gli scheletri. Periranno. Periranno. Ah, no, 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 no. Si sono placati. Però non riuscirò ad arrivare steltino, secondo me. No, ce n'è un altro. Altri due. E non si possono backstabbare. Oh, shitterini. Sì, si possono, ma purtroppo sai che sono stronzi sti affari. Ti mettono... Non hai perso nulla però adesso. Praticamente quello che accade è che sti pezzi di merda hanno delle animazioni di recupero in cui non puoi backstabbarli mentre si animano. E ti mettono sanguinamento. Sanguinamento non è come in Demon's Souls. Quel simpatico debuff che ti fa male piano piano. Ti toglie direttamente il 30% dei tuoi HP massimi. Punto. In alcuni casi in più. Cazzo, mi sa che non sono fattibili comunque in questo momento, o sono fattibili con una grande schiena. Non è assolutamente una cosa consigliabile, a meno che tu non voglia provare a utilizzare la mazza chiodata, qui loro sono deboli ovviamente. Ok, certo. Però è ovvio, ne aggri di più. È chiaro. Allora, riprendo la roba e fuggo a gambe levate. Ci sta, ha senso. Riprendo la roba e fuggo a gambe levate. Ragazzi, abbiamo trovato un posto veramente rischioso. Per il nostro culetto. Però adesso ci riprenderemo tutto quello che è nostro, ragazzi. Fuggendo come veramente degli strateghi. Mammolette, sì, è vero, degli strateghi. Ma prendo prima il drop. Prendo anche questo. Pog. No. Rollino. Ehi, Franco. Pog champ, let's go. Yeah. Andiamo via, ragazzi. Fuggiamo fuggiaschi. C'era una scala del gran ritorno qui, ma ce n'è anche una di qua. Oh mio Dio. Guarda, il level 10 di Fire Emblem Shrine è un piccolo sogno, quindi puoi buttarti, saltare, fare capriole, è tutto delizioso. Aspetta, che qui c'è un oggetto misterioso, misterissimo. Sì. Vediamo che cos'è. Ok, bella lì. Anima di non morto perduto. Sono arrivati. Maledetti bastardi, mi butto.
Venite se ne avete il coraggio. Si possono parriare? Sì, però è sconsigliabile. È molto difficile. Sono molto noiosi da parriarsi. Fuck, mi stanno inseguendo dappertutto gli stronzi. Però c'era ancora qualcosa. Vi assicuro che c'era... Vuoi esplorare lì? Sì, sì, c'era ancora qualcosa. E tanto loro sono lì, scusami. Adesso mi stanno inseguendo. Quindi automaticamente hanno perso il momentum. Oh no, non hanno perso un cazzo di momentum. Ma perché godo così tanto quando... Perché probabilmente quando hanno chiesto all'attore di fare versi di dolore hanno scelto quello sbagliato. Oh! 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 Esatto, così. Cioè, veramente godono come dei pazzi. In quel cimitero c'è anche il binocolo che io poco fa ho preso? Sì? Sì. C'è un binocolo. Attenzione. Oh, senti, ricordati che puoi tranquillamente decidere di fare una suicide run, solo che è pericoloso. Puoi andare a esplorare. Stai combattendo. Sempre con l'accetta, niente mazza. Coraggioso. Vai che ci sei vicino, il backstab è a portata. Una bella stussina. Oh no! Vai. Ho goduto, okay. ho goduto. Nella morte io godo. Troppo presto. Va ritardato qui il roll. Fa il fintone. Loro sono terribili perché hanno degli attacchi lenti. Ok, top. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, okay, il backstab. Il backstab, ma non è morto. Non gli ho fatto un cacchio. Non gli ho fatto niente, ragazzi. Hai danni taglienti. Adesso si difende lo stronzo, eh? Difenditi. Sì, non attaccarlo. Ti devi difendere. Ti devi difendere da me, devi avere paura. Devi avere paura perché io giro molto veloce. Se lo avessi attaccato avremmo visto una cosa molto bella per la chat. Un parry da parte sua, immagino. Bravissimo. Fanculo. No! Ah! Dai, dai, dai! È tuo, è tuo! No. Prendi l'accetta domani! Sfondalo! Purga! Boom! Vieni, bastardo, vieni. Vieni, vieni. Attacca! Ho detto attacca. Ho detto attacca. Non adesso. Dai, c'è una cosa che potresti fare adesso... Il fuoco? Che secondo me sarebbe il finale perfetto. Provala la piromanzia, non aver paura di lei. Ah, fanculo. Testala! Prendi quella mano infiammata... E usala contro lo scheletro. Scopri la tua vera natura. Oh, mamma mia, è il fuego, ragazzi. È il fuego. Il fuego, però le usate tutte le... Grazie Wolfrad dell'abbonamento. No, ne è ancora sei. Sì, però non è stato onorevole, sappiatelo. Non sono stato per niente onorevole. Grande anima. Non due. Uso un altro... Non sono onorevole, ragazzi. Non sono per niente onorevole. Sì, sì, succhia sta fiamma, coglione. È la tua fiamma, è onorevolissimo. Loro sono Firenzo. Morti scheletrici con resistenza ai danni. Ci ho provato, ragazzi. Me l'ero sentita. Ci riprovo l'ultima volta, tanto ho ancora delle fiaschette. A voglia, ma certo. Hanno fatto una forbice. No. Dai. Bravo. Go! Let's go! Bravissimo. Pezzo di cazzo, let's go! Succhiami il palle. Mamma mia, per gli scheletri, sono orgoglioso. Stai andando bene, molto bene. Succhia il mio valoroso ano, coglione. Andiamo. Let's go. La pozza di sangue per i deboli. Firenzo cresce. Guarda come esplora. E diventa forte. Coraggiosissimo. Ce n'è uno più grosso o sbaglio? No, oddio sì. Ce n'è uno più grosso o sbagli? No, non sbaglio. No, questo è troppo. Questo è troppo anche per me. Bravo. È un'ottima cosa. Ma non prima di aver fatto un backstabbino a lui, dai. No. Sta arrivando? No, non sta arrivando però. Io sto provando un'esperienza mistica. Sto cercando di giocare guardando il tuo schermo. Mentre con la coda dell'occhio guardo il mio. No! È un'esperienza... No! succede. Sei... È quello, la paura del target. È il timore del guerriero. Maestro, non sono degno di lei. Hai camminato a lungo nelle catacombe praticamente. Maestro, non sono degno. Questa è la prima partita per tutti. Andare lì e dire, oh, guarda la strada.
No. Non sono degno. No, non è quella. Imparerò la sua via, maestro, non la deluderò. Oh, vedrai, fase 2. Spero che apprezzi il mio coraggio, maestro. Ah, tantissimo, hai fatto un pari di scheletri. Sono orgoglioso. Ne ho fatti 2. Oh, grande. Adesso però dobbiamo comunque recuperare la roba. Sì, vai, vai, recupera. Ok, top. Certo. Ne riparleremo di quello che puoi trovare in quel cimitero. Ma il corvo c'era anche il prima qui? O cambia il corvo posizione? Qui, sì. Ah, è sempre stato qua, ok. E in base alla mappa che sceglieremo di esplorare, alla direzione che il nostro Firenzo vorrà esplorare e raggiungere e affrontare, troveremo equipaggiamenti, armature, armi, una tua direzione e inizierà l'avventura. Ma non venite in due, stronzi. Che stronzi. Non venite in due, stronzi. Vabbè. Ehi, guarda, hai 400 anime per il nostro Petrus. Infatti. Però prima devo risolvere questo problema, amico mio. Dai. No. Dai. One at a time. Dai. Ok, lui vuole parriare, quindi non è... Not today, Satan. Fantastico. Però che cazzo. Sto godendo. Okay. Nella morte io godo, sappiatelo. E qui è il momento di sparare palle di fuoco. Perché due non Bravo. Si gestiscono. Loro sono disonesti e tu usi il tuo potere magico. Esatto, io uso il Firenzo. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Apertura top. Ok, ho capito. C'hanno un'apertura buona dopo che sì. fanno quella giravolta del cazzo. Let's go. 1, 2, 3. Ok, ho capito. Posso fargli un po' di danni. 1, 2, 3, 4. Ho capito il segreto. Non è vero, ho appena preso una botta. No, ma no, ho capito un po' di cose. Avevi semplicemente finito la stamina, altrimenti non ti avrebbe mai ecco. preso. Vieni. No, no, non fa un leap. Attacca dopo. 3. Via, che ho finito la stamina. Via. Ho il terrore, vero? È il terror quello. Sì, no, quello no, è il sanguinamento. No. Madonna, pensavo di essere caduto. Pensavo di essere caduto. Quello è un altro tipo di terror. No, non farò niente. Aspetterò il tuo di attacco. E chi di Perry vuol ferire, sappi che di Perry morirà. È già scritto nelle stelle. È già scritto. No! No! Stardo. Sono stronzi, eh. Allora, guarda il braccio, mi raccomando, il braccio è la chiave. Il braccio è la chiave. Il braccio comoda, è la chiave, sì. Va bene. Il braccio è la chiave. Esatto. Esatto, c'eri. So che c'eri, ho visto. L'ho percepito. Il braccio è la chiave. Anche ora c'è lui. Il braccio è la chiave. No! Per poco. Il braccio è la chiave. Ora... Sì, ma gli scheletri sono uno dei nemici più fastidiosi da perriare, eh. Il braccio è la chiave. Perché loro hanno tutti attacchi fuori tempo. Il sono braccio è la chiave. Infantile. Il braccio è la chiave. Ah, cazzo, questa era veloce. Questa è un'infamata. Pieno di trucchetti. Ah, ci sei! Bravo! Bravissimo! Come mai? Ho perso il dono. No, eccolo! Gli scheletri. Ok. No, ma gli scheletri sono non esattamente il training ground. Godo. Bene, ragazzi. Siamo arrivati, ottimo. Direi. Parla a Petrus con le tue 400 anime. Parlo anime. A Petrus, giusto, e poi chiudiamo. Esattamente. Il braccio è la chiave, ragazzi. Il braccio è la chiave. Il maestro ha insegnato questo oggi. Il braccio è la chiave. Il braccio è la chiave, esatto. Il braccio è la chiave. Ma ragazzi, ma vi rendete conto che adesso con la Stream Squad possiamo fare una cosa incredibile, Michele? Possiamo raidare con due canali un canale solo. Ah, è vero! Possiamo letteralmente razziare i canali avversari. Distruggerli. Esatto. E far sentire la nostra potenza. Allora. Però io ho una tradizione il venerdì, ho un raid fisso. Ok, chi è? È un artista che si chiama Diego Fichera. Ah beh, lo conosco, certo che lo conosco Diego, assolutamente, va bene. Razzieremo il canale di Diego, lo faremo a pezzi ragazzi. Certo. Guarderemo il braccio di Diego e quando si muoverà per avvicinare la matita al foglio... Farà praticamente il suono di quando veniva colpito Sidonia. Oh. Allora, parliamo. I'm afraid that may be difficult. Ok, sì.
ti voglio... No. Insisti. Ah, è stronzo. Dai, ok, si è offeso. Non mi ricordavo sta cosa. Quindi non potrò mai più acquistare il segreto? Secondo me, questo guarda, magari tra un po' un rapporto un po' duro. Prova a uscire e rientrare. Potrebbe resettarsi quella particolarità. Però, ovviamente, fosse stata una cosa importante, te l'avrei fatta fare. Comunque, ragazzi, riassunto: il braccio è la chiave. Mm-hmm. Ti insemino. Spoglia. Sì, c'è un pattern. Ed è solo l'inizio. C'è un pattern. Ti farò vedere che c'è qualche interessante combinazione di emote. Sono pronto a tutto ciò. Bene. Ragazzi, ci parlo, ma certo. Vediamo. I miracoli, presumo. Sì, lo so. Parla. Vaffanculo. Lo posso ammazzare, maestro? Eh? Posso ucciderlo, maestro? Not yet. Ascolta le parole. Not yet. Maestro, bramo le sue palle. Voglio tagliarle e consacrarle al falò per ravvivarlo. Vedrai che ne varrà la pena. Vedrai che ne varrà la pena. Oh sì, maestro. Grazie. Allora, dai, ragazzi, vado. È stato figo. Mamma mia, è stato, ragazzi, un episodio. Che cazzo è questo? È uno spettro. So che è saturissimo, ma è solo uno spettro. Ah. È opacissimo nella rimasta. Ok. Ragazzi. Ravviviamo, anzi no, ci sediamo al falò e qui chiudiamo. Esatto. Perfetto. È stato fantastico, Michele. Innanzitutto grazie di aver proposto questa cosa, perché l'idea è tua, non è mia, è tua. Ma diventerà nostra. Diventerà nostra, però me lo hai proposto tu di fare questa cosa e mai, insomma, ho fatto migliore cosa che dirti di sì, perché veramente... Bellissimo, mi sono divertito, credimi, sarei andato avanti per altre 5 ore, ma non questa settimana. Anche perché, che cosa dico, infatti, questa settimana? Esatto. Dopodomani lo rifacciamo, domenica, esatto. Stessa spiaggia, stesso mare. Tra due, esatto, giorni. Uno, quindi... dai, perché è già sabato. Sì, infatti, tenetevi, stay in touch, ragazzi, perché vi facciamo sapere orari e tutto. Assolutamente, così, esatto. Decideremo insieme. Ragazzi, io ringrazio chi mi ha seguito qua, prego Michele se vuoi ringraziare i tuoi. No, io lo faccio dopo, perché così introduco Diego. Ah, ok, tu fai direttamente. Allora ci salutiamo qui e io, esatto. E allora chiudiamo la chiamata e poi salutiamo le nostre singole live. Vogliamo... Ah, va bene, d'accordo. Vogliamo fare allora. Così, facciamo così. Chiudiamo il collegamento astrale tra noi due. Tipo alla fine di ogni live ci prendiamo 2 minuti con il nostro pubblico e poi chiudiamo, va bene? Quindi io ringrazio il maestro, ringrazio assolutamente il maestro. Faremo questa introduzione, questo tuo giocare il prologo in questo modo e farlo insieme con tutta questa tua mancanza di, appunto, scrupolo a parlare di ogni cosa che ti viene in mente è bellissima. Continua così. Ti ringrazio e ci divertiremo, sarà una bellissima run. Una. Una. Perfetto. Ciao caro. Ciao. Ragazzi, è stato un piacere stare con voi. Il maestro mi sta insegnando grandi cose e un giorno il maestro dovrà prendere atto della mia scelta, come per Demon Souls. La luce o l'oscurità? Andate a raidare Diego. È giusto, sì? Vediamo se sono riuscito a raidare bene. Diego. Invalid username. Scrivetemi un attimo il nome del canale, per favore. Diego. Grazie anche dell'aver raggiunto il sub goal, Fichera illustrazioni mi mancava, ecco. Ragazzi, andate a raidarlo, è stato bellissimo. Ho sbagliato di nuovo il nickname, so giocare a di Dark Souls. Fichera illustrazioni, ma non so scrivere. Ragazzi, grazie di essere stati con me, dovrebbe essere giusto. Andate a raidargli il canale, andate a razziarglielo, a fargli malissimo. Voglio almeno 1000 persone dentro sto raid, dovete veramente fargli del malox. Grazie di essere stati con noi, buonanotte, ci vediamo domenica, orario da definire, per continuare l'evangelizzazione e il cammino verso la luce o l'oscurità. Buonanotte e buon weekend.